comme ça baiser les gigolos. Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Tourna Maigret, un programma di Umberto Ciappetti. Range tes bistrots. Alberto Leonello in La prima inchiesta di Maigret di Georges Simenon. Range tes poulets, range tes... Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi on marchait vers on ne savait quoi. Una balaustra nera divideva in due il locale. Nella zona riservata al pubblico c'era soltanto una lunga panca nera. Dall'altra parte due tavolini sgangherati con relative sedie sgangherate, un casellario, due scaffali pieni di pratiche e di registri. Tavolini, sedie, casellario, scaffali, verniciati di nero. E nera era anche la cornice dell'orologio che segnava mezzanotte e tre quarti. Le pareti, coperte di avvisi e manifesti, le avevano imbiancate a calce di recente, così tutto in quel luogo o era nero o era bianco. Su un basamento di mattoni troneggiava una stufa di ghisa col tubo che saliva al soffitto, si piegava e andava a perdersi nel muro. Di tanto in tanto, senza una ragione apparente, si metteva a ronfare. Il poliziotto dalla faccia placida che aveva sbottonato l'uniforme e sonnecchiava al tavolino di destra si chiamava Le Coeur. Al tavolino di sinistra, il segretario del commissariato del quartiere Saint-Georges muoveva le labbra come uno scolaretto memorizzando riga dopo riga un manuale appena pubblicato. Corso di identificazione descrittiva, ovvero ritratto parlato, a uso dei funzionari e degli ispettori di polizia. Sulla copertina una mano aveva tracciato in stampatello e con inchiostro violetto un nome: Jules Maigret. Jules Maigret. Io. Ma che voglia di studiare, Maigret? È il corso di identificazione descrittiva, ovvero ritratto parlato da... No, se non è quello è un altro. Un libro in mano non le manca mai. Ho l'esame fra pochi giorni. Ma sì, io parlo per parlare. Va bene lei, avessi studiato anch'io alla sua età, non starei qui a fare il turno di notte nello stesso commissariato di 20 anni fa. Ma allora chi ci pensava? E capirà, mia moglie era un fiore, giovane e bella. Dovevo fare di giorno quello che non potevo fare di notte, e così non dormivo né di giorno né di notte. Adesso le cose sono cambiate. Dormo qui e dormo a casa. Quando è che si è sposato? A novembre. A novembre. Dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. 5 mesi, beato lei. Io 22 anni. Sua moglie non protesta? No. Ma che le è saltato in mente, Maigret? Che mi è saltato in mente? Perché è entrato nella polizia? Ho fatto male. Ma se soffre di insonnia e vuole restare a casa è puro, no? Ah, nemmeno se le piace grufolare tra le beghe della gente. Ma lei è un ragazzo. È proprio un ragazzo. E quanti anni ha, Maigret? 26. E dunque, fuori c'è la vita. Che ore sono? Mezzanotte? 1:05. Ah, 1:05. A quest'ora tutta Parigi o dorme o si diverte. E lei che fa, eh? Studia. E aspetta che squilli il telefono o si apra la porta. Il guaio è che qualche volta il telefono squilla e quella porta si apre sul serio. Segno che a Parigi non tutti dormono e non tutti si divertono. E infatti guardi me. C'è chi ruba e chi è derubato, chi ammazza e chi è ammazzato, c'è qualche squilibrato. E poi ci sono io, angelo custode della quiete notturna, da 20 anni. Io da 4, diurna e notturna. Sa come li chiamavamo una volta i segretari?
I cagnolini dei commissari. Oh, non si offenda, Maigret, eh? Oh, non mi offendo, la verità. Faccio il cagnolino da 10 mesi. E prima che facevo? Ho prestato servizio un po' dappertutto, nelle strade, nelle stazioni, nei grandi magazzini. In uniforme? Ah, sì, certo. Anche lei? Anche io. Uno sbadiglio dopo l'altro, l'agente Le Coeur aveva reclinato la testa sul petto. Con gli occhi chiusi, la bocca aperta, le dita intrecciate sulla pancia, stava cadendo in letargo. Il suo problema era il sonno e l'uniforme lo impacciava. Quando l'indossavo io l'uniforme e circolavo per Parigi in bicicletta, il mio problema era un altro. Non mi colpivano il lusso e l'eleganza dei caffè del boulevard, mi affascinavano i banchi dei salumieri. Più volte durante il giorno compravo una salsiccia, l'infilavo in un panino caldo e divoravo il tutto pedalando, soddisfatto lo stomaco. Mi sentivo felice. Svolgevo il mio mestiere con coscienza, non c'era incarico che non fosse importante. Pensavo che tutto il mio tempo appartenesse alla polizia. Mi sembrava la cosa più naturale del mondo che mi facessero lavorare 13, 14 ore di seguito. Poi, dopo alcuni mesi, la situazione mutò. In alto loco sapevano che avevo frequentato l'università e mi assegnarono come segretario al commissariato Saint-Georges. Il trasferimento rivelò subito il suo lato buono. D'un colpo solo mi tolsero divisa, kepi e bicicletta. Il lato antipatico della faccenda era che così mi toglievano anche la possibilità di battere le salumerie. Ma il vantaggio ad essere in borghese l'apprezzai nel suo giusto valore il giorno che su Boulevard Saint-Michel sentì gridare il mio nome dall'altra parte della strada. Joubert! Che ci fai qui? E tu che ci fai qui? Senti, ho la farmacia piena di gente. Vieni a prendermi stasera alle 7. Joubert, Félix Joubert, era stato mio compagno di studi all'università di Nantes e aveva smesso prima di me perché studiava e il giorno dopo si ritrovava esattamente dove era rimasto 2 giorni prima. Era alto, ossuto, con un gran naso, i capelli rossi. Quella sera cenammo insieme nel ristorante più economico che riuscimmo a trovare. E allora, Joubert? Hai visto? Lavoro in quella farmacia da 2 anni. Parliamo di te invece, che fai? Sono nella polizia. Nella polizia? Tu, Maigret? Io, Maigret. Non sei in divisa? Beh no, sono segretario del commissario Lebré. Ah, capisco, un ufficio come un altro. Hai molti amici qui a Parigi? No, molti no, anzi, non ho nessuno. E di... non hai qualche amichetta? No. Neppure una? Neppure una. E come passi il tempo libero? Beh sai, non è che ne abbia molto di tempo libero. Credo proprio che dovrò presentarti. A chi? A persone per bene, molto per bene. Venerdì sera che fai? Ma non lo so, che faccio? Cerca di essere libero per le 8. Sai ballare? No, no. Sarà bene che tu prenda qualche lezione. C'è una scuola di ballo in Rue d'Antin. Ci sono andato anch'io, costa poco. Mi rifiutai di frequentare una scuola di ballo. Il venerdì sera Joubert salì da me per controllare il mio abbigliamento. Era emozionatissimo e mi rifece 3 volte il nodo della cravatta. Ora ti spiego tutto e cerca di non commettere gaffe. La famiglia Leonard è un po' un circolo chiuso, per così dire. Stasera io e te saremo soli a non far parte della Ponte Chaussée. Ponte Chaussée? Sì, è una grande società, ne avrai sentito parlare. Io no, mai. Costruisce ponti e strade in tutta la Francia, in Africa, in Brasile. Anselme Leonard è in pensione da parecchi anni, però è stato uno dei dirigenti più influenti della Ponte Chaussée. Lui e la moglie sono straordinari. Hanno una nipote deliziosa. Sono straordinari per la nipote? Bella, vedrai quanto è bella. Un sorriso che incanta. E se ti guarda, il resto del mondo si tira in disparte. Ho capito, sei innamorato. Sì, ma non temere, ci sono altre ragazze. Spirava ricchezza da ogni mattone, quel vecchio palazzo del Boulevard Beaumarchais, non lontano da Place de la Bastille. Tutte le finestre del terzo piano erano illuminate, 3 più delle altre. Ed erano le 3 del salone dove si riuniva ogni venerdì sera e pettegolava e danzava la crema della Ponte Chaussée. Una cameriera belloccia, in grembiule bianco e crestina ricamata, venne ad aprirci. Non solo era belloccia, era anche ben educata, forse troppo. Buonasera, signor Joubert. Buonasera, Clémence. Buonasera anche al signor. Il signor Maigret. Buonasera, signor Maigret. Buonasera, Clémence. Tutto bene, signor Joubert? Tutto bene, Clémence. Tutto bene, signor Maigret? Ah sì, credo, non so. Vieni, Maigret. Stammi dietro e non ti perdere. Non mi persi. Joubert mi pilotò con rotta sicura davanti a una vecchia signora seduta accanto al caminetto. Aveva i capelli bianchi, i lineamenti fini, un viso vivace. Signora Leonard, le presento il mio amico Maigret. Ardeva dal desiderio di porgerle di persona i suoi omaggi.
È funzionario della Pont-et-Chaussée, signor Maigret? Che io no. Oh, peccato. Sono sicura che dispiacerà moltissimo ad Anselmo. E noi, sa che facciamo? Non gli diciamo niente. Seguì il suo sguardo e scoprì un vecchio signore dall'aria importante, regalmente assiso su una poltrona altrettanto importante. Ma era talmente vecchio e immobile che sembrava trasportato lì di peso in prestito dal Museo delle Cere, poltrona compresa. E la signorina Louise? Era qui poco fa. Non l'ha ancora vista, signor Joubert? No. Nel caso allora non dovesse riconoscerla, le dirò che stasera Louise veste d'azzurro pallido. Joubert partì alla ricerca del vestito azzurro pallido e io m'accostai a un vassoio colmo di pasticcini. Signor Maigret, ne prenda uno. Li ha fatti Louise. Grazie, grazie. Non mi sentivo a mio agio. Fra tutta quella bella gente non sapevo che cosa dire e dove mettermi. Avevo l'impressione che la cravatta mi si ponesse continuamente di traverso e poi, chissà in seguito quale fenomeno, il collo della camicia si era improvvisamente ristretto e mi soffocava. Fu certo per darmi un contegno che presi senza coscienza. Un pasticcino, un altro ancora e ancora un altro. A questo punto un signore calvo sedette al pianoforte e una ragazza vestita di rosa cominciò a cantare. Io mangiavo sempre, mangiavo, non me ne rendevo conto. E ancora meno mi rendevo conto del perché la signora Leonard mi fissasse con tanto stupore e come lei altri signori, signore e signorine non staccassero gli occhi da me. E neppure capivo perché Joubert cercasse disperatamente di attirare la mia attenzione e di sottrarsi alla conversazione di una ragazza magra e assillante. Realizzai all'improvviso e mi bloccai con la bocca piena, un pasticcino a mezz'aria, senza più il coraggio, non dico di andare avanti, ma di abbozzare un movimento qualsiasi. Il pavimento non sprofondò. Pensai che dovevo allontanarmi, fuggire, schizzare via, sparire. Fu allora che scorsi nella penombra un viso. Il viso di una ragazza vestita d'azzurro pallido. E su quel viso un'espressione dolce, rassicurante, quasi familiare. Meno male, l'interesse generale fu calamitato da Clemence che entrava con i rinfreschi. La fanciulla in azzurro pallido si avvicinò, mi indicò non so più che tipo di dolcetti canditi e disse con aria di complicità: assaggi questi, hanno lasciato i migliori. Ah sì? Lei crede? Li provi. Louise, senti cosa dice la signora Arnoux. Vengo, zia. Mi scusi. Seppi così che il mio angelo protettore si chiamava Louise ed era la nipote dei signori Leonard. M'aveva guardato. E se il resto del mondo non si era tirato in disparte, la colpa era solo dei pasticcini. Tuttavia quelle furono le prime parole che io e la signora Maigret ci scambiamo. Con Joubert ci lasciamo molto tardi quella notte. Felix mi trascinava da un bistrò all'altro e non smettevo un solo momento di parlare di Louise. So di non avere molte chance, però mi illudo. I genitori vogliono che sposi uno della Pont-et-Chaussée. Capisci ora perché l'hanno spedita a Parigi dagli zii? E lei lo sa? Che cosa? Che le cercano un marito alla Pont-et-Chaussée. Sì, e ci ride. Dice che non è in vendita. Ma non hai avuto il tempo di apprezzarla. Parlale più a lungo venerdì prossimo, prova. Se imparassi a parlare, però, ti sarebbe più facile. Perché non prendi qualche lezione prima di venerdì? Mi guardai bene dal prendere lezioni di ballo, sia prima che dopo, quel venerdì. E avevo ragione, perché fra le cose che Louise più detestava, c'era quella di volteggiare fra le braccia di un cavaliere. Lo zio Anselmo ha raggiunto i più alti gradi della Pont-et-Chaussée. È a riposo da una decina di anni, ma i suoi successori vengono spesso a consigliarsi con lui. Ah, sì? Sì. Anche mio padre è amministratore della Pont-et-Chaussée, ma a Colmar. Sono alsaziano, sa? Ah, sì? Sì. Ma non si sente dall'accento. Ma comunque non sono mai stato in Alsazia. Un giorno o l'altro ci andrà. Ho una sorella. Chissà se sposerà un funzionario della Pont-et-Chaussée. E lei? Oh, io... Quando deciderò di sposarmi, sceglierò il marito che vorrò. Mi piacciono noi ponti e le strade. Ha conosciuto il signor Joubert all'università, vero? Sì, a Nantes. Lei è di Nantes? No, sono nato a Saint-Fiacre, nell'Allier, dalle parti di Moulins. A Nantes ho una zia, sorella di mio padre. Studiava medicina, mi ha detto Joubert. Sì, l'ho studiata per 2 anni. E poi ha smesso. Perché? È perché un brutto giorno mio padre è morto e... Oh, mi dispiace. Era medico. No, no. Amministrava le proprietà dei conti di Saint-Fiacre, 3.000 ettari, castello, 26 fattorie. Le assomigliava? Un po', forse. Non lo so. Di lui mi sono rimasti impressi certi sguardi, certi silenzi, soprattutto. E com'era? Era alto, magro, portava sempre i gambali di cuoio.
Gli uomini gli parlavano con rispetto e quando lo vedevano si toglievano il cappello. Parlava poco e rideva raramente, ma se rideva, tornava ragazzo. E sua madre? Oh, beh, mia madre morì che avevo 8 anni. Oh! Ricordo che una ragazza dei dintorni venne a occuparsi di me e della casa. Fu un periodo grigio, confuso. Andavo a scuola, mio padre parlava sempre meno, aveva 32 anni e soltanto adesso mi rendo conto di quanto fosse ancora giovane. Ogni domenica alle 7 uscivamo di casa con un gran fascio di rose bianche. Camminavamo in silenzio per 5 minuti, io di qua, lui di là, quasi ignorandoci. Varcato il cancello del cimitero, mi prendeva la mano e me la stringeva forte. Povero uomo, e anche lei, povera creatura. Mi intenerì, la commozione di Luis era autentica, perché le vidi brillare qualche lacrima fra le ciglia. Andai via prima, quella sera. Ero di servizio. 6 giorni dopo ero di nuovo in mezzo alla Ponte Chaussée. Sa che una volta avevo 13 anni. Lavorai per ore e ore di nascosto per aggiustare un vecchio vestito da sera scartato da mia madre. La notte, quando tutti credevano che dormissi, mi alzavo per provarlo davanti allo specchio e mi rimiravo. Un giorno che i miei erano fuori, lo indossai con un paio di scarpe di mia madre. Non le dico come mi stavano. Arrivai fino all'angolo della strada. Che pazzia. Ma avevo 13 anni. Ero spensierata. Mi parli della sua adolescenza. Ma Sara, la mia adolescenza. Me ne parli, per favore. Ma che le posso dire? Che non protestai quando a 12 anni sentii parlare del liceo Banville di Moulin. Non era possibile accompagnarmi e venirmi a riprendere tutti i giorni. Dovevo restare come interno. Mi rimasi soltanto qualche mese, ero infelice, mi sentivo estraneo in un mondo che mi sembrava ostile. Non dissi niente a mio padre, che ogni sabato sera mi riportava a casa. Non mi lamentai mai. E lui però capì, perché durante le vacanze di Pasqua venne da Nantes, mia zia. Aveva sposato un fornaio, era grassa, non aveva figli. E per giorni e giorni mi ballò intorno, tentava di fare amicizia. Per anni a Nantes fui il nipote del fornaio e della fornaia. Studiavo, d'estate tornavo a passare le vacanze con mio padre. Non oso dire che eravamo degli estranei l'uno con l'altro, ma io però avevo la mia vita oramai, le mie ambizioni, i miei problemi. Era mio padre, l'amavo, lo rispettavo, ma non tentavo più di comprenderlo. Quando mi tornò la curiosità, era troppo tardi per fare quelle domande che avrei voluto tanto fare e che mi rimproveravo di non avergli rivolto quando era ancora là per rispondermi. Ma mio padre era morto di pleurite a 44 anni. Parecchi anni dopo, non potevo certo prevederlo quel venerdì che Luis m'ascoltava con gli occhi lucidi e che desolfede era ancora un miraggio. Parecchi anni dopo sarei tornato a Saint-Fiacre per uno strano delitto. Una mattina che non c'era il sole e il vento secco tagliava la faccia, andai a cercare la terza tomba dopo il cipresso. Sulla lapide si leggeva a malapena Évariste Maigret. Non avevo nemmeno un fiore. Si avvicinò il custode, mi pregò di non fumare. Cacciai la pipa in tasca. Simenon mi aveva detto una volta: la data più importante nella vita di un uomo è quella della morte di suo padre. Nei 3 mesi che seguirono, Luis seppe tutto di me. Parlavamo ogni venerdì della mia carriera, della polizia, di quanto avrei guadagnato, ma chissà quando, come ispettore anche dei sorferi. Alle dirette dipendenze di Xavier Guichard, il gran capo dagli occhi maliziosi e dai lunghi capelli bianchi da poeta. L'amico Joubert seguitava a confidarmi le sue pene d'amore e per farsi confortare mi diceva che Luisa aveva molta simpatia per me e voleva sapere questo e voleva sapere quello. Un solito ma fatale venerdì,
mi piombò in casa con la maschera triste e rassegnata di taluni grandi interpreti della Comédie Française. Sono venuto lo stesso, come le altre volte, per farti il nodo della cravatta. Ma perché tu non vieni? No. Non sei libero? Libero? Liberissimo. Come l'aria, mai stato così libero. Ma Felice, cos'hai? Luis mi ha detto tutto. Tutto? Di te e di lei. Di te, di me e di lei? Ieri è passata davanti alla farmacia. Non ho perso l'occasione. E le ho posto una domanda precisa. Ma che domanda? Un ultimatum. Le ho chiesto di sposarmi. E ti ha detto di sì? Mi ha detto di no. Sì, io resterò sempre un buon amico, ma... Ma? C'è un altro uomo nella sua vita. Ah. E ti ha... Ti ha parlato di me, di... Non proprio. E allora? E allora, io ho capito. Avrei dovuto capirlo fin dalla prima volta, quando tu inghiottivi i pasticcini e lei ti guardava con indulgenza. Quando una donna guarda con quell'indulgenza un uomo che fa strage di pasticcini... Buonasera, signor Maigret. Buonasera, Clémence. Tutto bene, signor Maigret? Ah sì, credo, non so. Tutto bene, signor Maigret, glielo dico io. Dal salone arrivò la voce della signora Léonard, una voce solenne. Entri. Entrai. Louise non c'era. Non c'erano invitati, non c'erano rinfreschi. C'eravamo solo noi due, la signora Léonard sulla sua poltrona e io in piedi, in mezzo al salone, con il cappello in mano, l'abito scuro, le scarpe di vernice. Non c'era niente intorno cui potessi aggrapparmi. Giovanotto, mi dica un po', quali sono le sue intenzioni? Probabilmente fu quello uno dei momenti più penosi della mia vita. Fissavo la punta di una scarpa e non osavo sollevare la testa. Avevo le orecchie rosse. Vuol rispondere, giovanotto? Ma io le giuro che non... Non le ho chiesto di giurare. Le ho domandato se ha intenzione di sposarla. Ma sicuro? Ma sicuro? Ma guarda un po'. Luis, puoi venire? Eccomi, zia. Ma come? Lei ha sentito tutto. Ero dietro la porta. Io l'avevo avvertito, signor Maigret. Avvertito di che? La seconda volta che venne qui, ricorda? Le dissi, quando deciderò di sposarmi, sceglierò il marito che vorrò. Io il marito l'avevo scelto, ma lei non si decideva mai, e così... E così ho pregato zia Geraldine di chiederle la sua mano. Era la sola cosa che mi restasse da fare. No, Maigret. La sola cosa che restava da fare a me, a quel punto, era cercare un appartamento. Lo trovai in Boulevard Richard Lenoir. Sì, per ora. Col tempo poi ci sistemeremo meglio. Siamo ancora là. Ci sposammo a novembre. Dicembre, gennaio, febbraio, marzo e si arriva, anzi, si ritorna all'una e mezza di notte d'un martedì d'aprile, 15 aprile, nel commissariato di polizia del quartiere Saint-Georges. La balaustra nera che divideva in due locali, la panca nera, i tavoli neri, la gente del cuore che sonnecchiava con l'uniforme sbottonata, la bocca aperta, le dita intrecciate sulla pancia. Ed eccomi lì a 26 anni, a memorizzare riga dopo riga un manuale, a muovere le labbra come uno scolaretto. Non filtrava un rumore dall'esterno. Rue de la Rochefoucauld era tranquilla e lo fu fino all'una e mezza, perché all'una e mezza il silenzio fu rotto da passi precipitosi in avvicinamento. Voltammo la testa insieme, io e Le Coeur. La porta si aprì. Un giovanotto trafelato apparve sulla soglia, esile, biondo, gli occhi blu, il naso tumefatto. Il commissario? Sono il suo segretario, dissi. E non immaginavo davvero che proprio in quel momento stava cominciando la mia prima inchiesta. Panam, on t'a chanté sur tous les tons, et que l'on oublie, c'est danser. E si arriva, anzi, si ritorna
1:30 di notte di un martedì d'aprile, 15 aprile, nel commissariato di polizia del quartiere Saint-Georges. La balaustra nera che divideva in due il locale, la panca nera, i tavoli neri, la gente, le cœur che sonnecchiava con un'uniforme sbottonata, la bocca aperta, le dita intrecciate sulla pancia. Ed eccomi lì, a 26 anni, a memorizzare riga dopo riga un manuale, a muovere le labbra come uno scolaretto. Non filtrava un rumore dall'esterno. Rue de la Rochefoucauld era tranquilla, lo fu fino all'1:30. Perché all'1:30 il silenzio fu rotto da passi precipitosi in avvicinamento. Voltammo la testa insieme, io e Le Coeur. La porta si aprì. Un giovanotto trafelato apparve sulla soglia, esile, biondo, gli occhi blu, il naso tumefatto. E commissario? Sono il suo segretario, dissi senza alzarmi. E non immaginavo davvero che proprio in quel momento stava cominciando la mia prima inchiesta. Fa lo stesso? Dipende dalla cosa. È stato aggredito? Sì, sono corso in aiuto di una donna che chiamava aiuto. Per la strada? Da una finestra. Farebbe bene a venire subito con me. Sì, ma dove? E un chattal. Mi hanno sbattuto il portone in faccia. Chi gliel'ha sbattuto? Un mascalzone, uno scimmione vestito da maggiordomo. E mi ha picchiato pure. Sì, senta, senta. Vogliamo cominciare dal principio? Cominciamo dal principio. Che faceva in Rue Chaptal? Tornavo a casa. Finito il lavoro, io torno a casa. Come si chiama? Minard, Justin Minard. Che lavoro fa? Sono secondo flauto al Concert Lamoureux. La sera arrotondo suonando la Brasserie Clichy, Boulevard de Clichy. Ah. Dove abita? In Rue d'Enghien, proprio davanti al Petit Parisien. Per incasare tutte le notti faccio Rue Ballou e poi Rue Chaptal. Rue Chaptal di solito è deserta, però stanotte c'era parcheggiata una Dion Bouton col motore acceso. M'ha incuriosito l'uomo che era al volante. Perché? Perché indossava un cappotto di pelliccia e aveva il viso nascosto da un grosso paio di occhiali neri. Il tempo di fare altri 5 o 6 passi e si è spalancata una finestra al secondo piano della palazzina di fronte. L'unica finestra illuminata di tutta la strada. Si è affacciata una donna e ha gridato «Aiuto!». L'hanno tirata dentro, la tenda si è abbassata e c'è stato uno sparo. Allora la Dion Bouton, alle mie spalle, è partita col motore imballato. Ha svoltato l'angolo a tutta velocità. Per poco non mi ha investito. Ma l'ha vista bene la donna? Non l'ho vista per niente, era in controluce. Ho visto la silhouette. E lo sparo non poteva essere lo scappamento del motore? Ma che? Era proprio uno sparo. E allora che ha fatto? Sono andato al portone e mi sono attaccato al campanello. Ha notato il numero della palazzina? 17 bis. Ah. E i vicini non hanno sentito niente? Pare, se nessuno si è fatto vivo. Ma così lei era solo? Solo. Armato? No, perché dovevo essere armato? Ma dove andava allora? Eh? Solo e disarmato, che cosa contava di fare? Non lo so, qualcosa. Hanno aperto subito? Dopo 5 minuti. Ho dovuto prendere il portone a calci perché si decidessero. E che ora è? 1:47. Andiamo? Me la racconta l'aggressione? Ah, sì. Ha aperto un uomo grande e grosso. Con aria truce mi ha domandato che diavolo volevo. Non ha detto proprio così, ma il senso era questo. Ma lei prima ha parlato di un mascalzone. Lui? Uno scimmione vestito da maggiordomo. Sempre lui. Era vestito di tutto punto. Da maggiordomo, sì. Aveva anche la cravatta. Eh? La cravatta, dico. Sì, anche la cravatta. Ma che importanza ha? Che ora è? Senta, l'importanza la giudico io. L'ora è presa poco quella di prima, 1:48. C'è un orologio alle mie spalle. Ah, sì, grazie. Sulla parete. Non l'avevo visto. Non c'erano luci accese nella palazzina. Solo in quella camera del secondo piano. Però il maggiordomo, grande e grosso, aveva anche la cravatta. Era inappuntabile. Non l'ho buttato giù dal letto, se è questo che vuol sapere. Andiamo? Non le ha detto proprio così, ma insomma le ha domandato che diavolo voleva. E lei che ha risposto? Che volevo entrare. E il motivo? Volevo vedere cosa succedeva al secondo piano, perché una donna aveva chiesto aiuto. E lui? Mi ha sbarrato la strada. Le è sembrato imbarazzato? Per niente.
Ha urlato che me l'ero sognato, che ero ubriaco, e intanto mi spingeva indietro. E poi uno per le scale ha gridato: sbrighiamoci un po', lui. E lui mi ha sferrato un pugno sul naso. Sono finito sul marciapiede e quello ha sbattuto il portone. La luce al secondo piano era ancora accesa? No. E l'automobile, la rivista? No. Ma che aspettiamo? Perdiamo tempo. Andiamo, no? È la terza volta che dici andiamo. Andiamo chi? Tutti e due, io e lei. Ah, perché avrebbe intenzione di venire con me? Ma scusi, sa, ma il pugno chi l'ha preso? Io. E io sporgo denuncia. La sporga? Sì, però domani. Adesso andiamo. Che numero ha detto? Rue Chaptal? 17 bis. Sfogliai un registro e il nome che lessi in corrispondenza del 17 bis di Rue Chaptal lì per lì mi impressionò. Gendre Balthazar. La scritta Caffè Balthazar campeggiava nera su bianco in tutti i sottopassaggi, su tutte le vetture del metrò. Nelle strade i carri della Balthazar, trainati da quattro cavalli superbamente impennacchiati, facevano in qualche modo parte della fisionomia parigina. Percorrendo l'Avenue de l'Opéra si aspirava per un lungo tratto il profumo di caffè tostato che emanava dai magazzini Balthazar. La notte era stellata, chiara e fredda. Attraversando Rue Pigalle, io e Justin Minard sembravamo due giovanottelli allampanati che s'affrettano perché non hanno la chiave di casa. Dov'è che suona la sera? Alla Brasserie Clichy. Ah, pianoforte. E sassofono, contrabbasso, clarinetto, tromba. E la batteria no? Anche la batteria. Ma sicuro che non ha bevuto un bicchiere di più? Non ne bevo neanche uno di meno. Il medico me l'ha proibito. Sicuro che una finestra si è spalancata, che una donna che... Sicuro che ho sentito pure un colpo di rivoltella. Era la prima volta che volavo con le mie ali. Fino a quella notte avevo fatto il cagnolino di Maxime Lebré, il più mondano dei commissari parigini, seguendolo al guinzaglio nei suoi sopralluoghi e constatazioni di adulterio più che altro. Di Rue Chaptal era la più signorile della zona. Tutte le luci erano spente. Qual è la finestra? È quella lì, al secondo piano. La seconda da sinistra. E dov'è che sostava la Dion Bouton? Proprio qui. Infatti, vede? Una macchia d'olio. Va bene, va bene. Andiamo. Il regolamento non prevede che lei mi accompagni, ma... Ma poiché il pugno è finito sul mio naso? Era poco regolare lo stesso. Suonai il campanello e in testa mi frullava solo un punto interrogativo. Non avevo alcun mandato. Eravamo nel cuore della notte. Si poteva parlare di flagrante delitto avendo come prova soltanto il naso tumefatto del flautista sassofonista? Suonai tre volte con insistenza e stavo per prendere anch'io il portone a calci. Mi fermai in tempo. Chi è? Polizia! Un momento, per favore. È lui! Lo scimmione pugile? Sì. Ah, bene, l'ha acciuffato. Possiamo entrare? Se è indispensabile. Usatemi almeno la cortesia di fare piano, sennò si sveglia tutta la casa. Da questa parte, prego. Salimmo dei gradini di marmo. Attraversammo un atrio colonnato. Era la prima volta in vita mia che entravo in una casa così fastosa. Lei si chiama lui? Sì, come lo sa? Ci fece entrare in uno studio rivestito di legno scuro. Era in maniche di camicia e aveva i piedi un paio di vecchie pantofole. Chiedo scusa, ero a letto. C'è il signor Gendre Balthazar? Il padre o il figlio? Il padre. Il signor Félicien non è ancora rientrato. E il figlio, allora? Il signor Richard si è ritirato in camera sua mezz'ora fa. Vorrei parlargli. Devo svegliarlo? Vuole mostrarmi la sua tessera? Oh, certamente. Eccola qua. No, quella è una... è questa. Prefettura di polizia. Maigret Jules Amédée François.
È da molto tempo in questo quartiere, signor Maigret? Da 10 mesi. È in servizio al commissariato Saint-Georges? Sì. Allora conosce il signor Lebré? È mio capo. Lo conosco anche io. Ho l'onore di servire il signor commissario Lebré ogni qualvolta viene qui, a pranzo o a cena. Desidera sempre che svegli il signor Richard? Sì. Ha un mandato? No. Voglia attendere. Aprì un armadio, prelevò giacca e cravatta nera, s'annodò la cravatta, si infilò la giacca e sparì in pantofole. Ricomparì dopo 20 minuti, più scostante di prima. Se vuole seguirmi... No, quel giovinastro no, a meno che non faccia parte anche lui della polizia. Mi aspetti qui, Minard. Mi sfiorò una sensazione strana, la sfumatura d'un tradimento. Il traditore ero proprio io, che abbandonavo un flautista fragile, biondo, dagli occhi blu, in una cella di segregazione, sia pur rivestita di legno scuro, dove di lì a poco un maggiordomo seviziatore sarebbe tornato per accanirsi sulla sua vittima. Per ora il grosso aguzzino mi precedeva su uno scalone ricoperto da un tappeto rosso sangue e al primo piano mi introduceva in una stanza tappezzata di cuoio, illuminata da una luce soffusa, un po' studio, un po' salotto, un po' anticamera. Mi infastidì l'aria pregna di profumo esotico ed un forte odore di Havana, e appunto una Havana. Era acceso fra le labbra dell'uomo in vestaglia che se ne stava appoggiato allo stipite di una porta interna. Un uomo d'una 30 anni, bruno, dal naso storto. Mi è stato riferito che vuole parlare con me, è vero? Sono Richard... Jeandreau Baltasar. La prego, entri. Lui può andare. E lui mi dice che lei appartiene al commissariato del nostro quartiere, signor? Maigret. Maigret. Sigaretta? No, grazie. Non fuma? Fumo solo la pipa. Non le dico di accenderla perché detesto l'odore della pipa. Prima di venire qui avrà telefonato al mio amico Lebré, suppongo. No. Ah, no? No. Mi scusi, sa, ma non sono al corrente delle vostre usanze. Di voi poliziotti, intendo. Lebré viene sovente a farmi visita, ma lo chiarisco subito, non come commissario, non sembra neanche un commissario. È un signore in tutti i sensi, con una moglie affascinante. Bene, entriamo in argomento. Dove ho messo l'orologio? Qui no, qui nemmeno. E che ore sono, signor? Maigret. Maigret, che ore sono? Le 2:25. Ah, ecco, le 2:25. Ha notato che in questa stagione il sole si leva alle 5. Vado a cavallo di buon'ora al Bois de Boulogne, talvolta, e per questo lo so. Credevo, ma evidentemente sbagliavo, che il domicilio dei cittadini fosse inviolabile dal tramonto all'alba. Esatto, ma... O semplicemente un'osservazione. Lei è giovane, ma senza dubbio è giovane anche di mestiere. Ha però la fortuna di incontrare un amico del suo capo. Immagino che abbia delle buone ragioni per introdursi come si è introdotto in casa mia a quest'ora di notte. Poteva aspettare che fosse giorno, non le pare? Su, si sieda e non resti in piedi. E adesso che l'ho dato la lezioncina che si meritava, mi dica cosa vuole da me. Chi occupa la camera del piano superiore, quella che... Scusi? No, anzi, scusi lei, so che non è obbligato a rispondere. Obbligato almeno a... Almeno per ora. Ma almeno per ora, dice? In quella camera stanotte è stato sparato un colpo d'arma da fuoco. Scusi, parla sul serio, vero? Non ha smarrito la ragione. Eh no, si lasci guardare. No, non pare nemmeno ubriaco. Ma dai dell'Olimpo, in che mondo viviamo? Un furfante poco fa, un matto scappato dal manicomio, quasi sfonda il portone di casa mia a pugni e a calci, e adesso lei, signor... Maigret, viene a domandarmi. Ma a domandarmi che? Che vuol sapere? Chi è la persona che abita nella camera del secondo piano, seconda finestra da sinistra? E io l'accontento subito. Seconda finestra da sinistra, ha detto. 1, 2. È la camera di lì, mia sorella. Soddisfatto? Dorme. È probabile. Ma se dorme, non dorme qui, dorme al castello. Al castello? È partita domenica, 2 giorni fa.
moriva dalla voglia di trascorrere una settimana nel castello di famiglia, il castello di Anseval, nella Nièvre. Allora la camera è disabitata. E lei che dice? Se non l'hanno occupata i fantasmi, andiamo subito ad accertarcene, non si sa mai. L'accompagno. E domani, oggi ormai, data l'ora, potrò felicitarmi con la Nicole Lebré per lo zero dei suoi subordinati. Prego, le faccio strada. Ecco la camera di cui lei parla. Mobili laccati in bianco, tappezzeria di seta blu. Questa è la porta del boudoir. Ma prego, si accomodi. Tutto in ordine, tutto a posto. Tutto a posto, no. Scostai le pesanti tende davanti alla finestra e notai che delle due tendine di tulle una era rimasta imprigionata fra i battenti. È entrato qualcuno in questa stanza da domenica? Non lo so. Una cameriera, può darsi. Una? Perché? Quante ce ne sono? Oh, soltanto due. Germaine e Marie. Poi c'è la cuoca, che è la moglie di Louis. Le completo il quadro della servitù. C'è Arsène, l'autista, ma è sposato, ha una bella moglie e perciò preferisce dormire nel suo letto. Comprensibile, no? Altro, signor... No, non me lo dica, signor Maigret. Giusto? Giusto. E adesso mi dica lei una cosa. Com'è nata questa favola dello sparo? È qualcuno che passava per Rue Chaptal un po' prima dell'una e mezza, ha visto una donna che si è affacciata a questa finestra e ha chiamato aiuto. Addirittura. E poi non si sa chi l'ha trascinata dentro e subito dopo si è sentito un colpo d'arma da fuoco. Ma no! Un fatto di sangue qui, in questa stanza. Un delitto! No, delitto no. Non vedo sangue. Non vedo vittime assassinate. E che fine ha fatto la pallottola? Cerchiamola, su. Mi dia una mano, signor Maigret. Che fa? Non collabora? Forse perché capisce da solo quant'è ridicola, quant'è grottesca questa situazione. Evviva. Perché ciò che mi stupisce, signor Maigret, è che davanti a un'accusa così grave non si sia sentito in dovere d'avvertire i suoi capi. No, lei è corso qui con troppa precipitazione, direi, con troppa avventatezza. Ma almeno si è informato su questo passante dalla fantasia così sbrigliata? È giù. Giù dove? Al pian terreno. Oh, mi fa tanto piacere saperlo sotto il mio tetto. Insomma, lei non solo mi sveglia a notte alta e se ne infischia delle leggi, ma si porta anche dietro un individuo sospetto. E va bene. Visto che ormai c'è, la prego di procedere alle indagini d'uso. Le suggerisco di guardare sotto il letto. Se vuole annusare, annusi. Quella troverà qualche granello di polvere. Ha una lente d'ingrandimento? No. Ah, non ve le danno in dotazione? Male. Guardi un po' i poliziotti dei romanzi. Ah, non dimentichiamo lo sparo. Il cadavere, cerchiamo il cadavere. E che sia qui nell'armadio? Ah, no, qui solo vestiti di lì. Vede quanti? È così vanitosa. Qui, vediamo qui. No, solo scarpe, sempre divise. Venga, passiamo dal boudoir. Niente. Usciamo, andiamo nella stanza accanto. Era quella di mia madre. Indaghi, signor Maigret. No, non scendiamo. E dimentica che c'è un terzo piano, il piano della servitù. Sta sempre indagando, signor Maigret. Apra, Germain! Ma sì, abbiamo capito, è in camicia da notte e noi non la guardiamo. La polizia non guarda le ragazze in camicia da notte. Ecco, brava. Così coperta, che dice Maigret? Non è il simbolo del pudore? Dica un po', Germain. Ha sentito uno sparo un'ora fa? No? No, non l'ha sentito. Venga, Maigret, proviamo con Marie. Indaga. Non smetta, mi raccomando.
Mari, benedetta figliola, ma perché trema come una foglia? La polizia non è venuta per lei. La scusi, Maigret, ha solamente 16 anni, carina, eh? Dunque, Mari, lei ha sentito uno sparo? No, nemmeno lei. Domande da fare, signor Maigret? Sì. Dove è nato? Glielo dico io. Ad Enseval. E Germain? A Enseval. E lui? A Enseval. Anche la moglie è Enseval. Anche Arsène Enseval. I proprietari dei castelli assumono domestici del loro paese. È una consuetudine e lei l'ignora. Poco male. Proseguiamo con le indagini. Altre porte, altre camere disabitate, ripostigli, mansarde. Neppure il solaio mi fu risparmiato. E la cantina? Non vorrà trascurare la cantina, signor Maigret, sarebbe grave. Di solito non vengono sotterrati lì i morti ammazzati. Ah, dimenticavo. Sono 3:15. La cucina, poi il gran salone con i lampadari di cristallo e finalmente Richard, Gendro, Baltasar aprì la porta dello studio a pian terreno. Il flautista se ne stava seduto con la testa incassata fra le spalle. Lui lo fissava in piedi con le braccia conserte. Questo è il giovanotto dello sparo. Felice di vedere la sua faccia finalmente. Spero, signor Maigret, che non vorrà contestarmi adesso il diritto di sporgere querela per calunnia per tentata violazione di domicilio. Non le contesto niente, è un suo diritto. Le auguro la buonanotte. Grazie. Lui accompagna i signori. Mi fermai sul marciapiede di sinistra di Rue Chaptal. Ero disorientato, sconcertato. Justin Minard, con la testa bassa, sembrava un cane frustato. Cercai la macchia d'olio sul selciato come per aggrapparmi, nonostante tutto, a una prova tangibile. Glielo giuro, non ho bevuto. Non giuri, Minard, le credo. Non sono nemmeno pazzo. No, non lo è. Questa storia le nuocerà? Quello parlava di querele, di violazione di domicilio. Però, quante stelle. Stava dimenticando la frusta e gli era venuta la voglia di abbaiare alla luna. Alzai la testa anch'io. Sì, quella notte d'aprile era piena di stelle. Ma forse ne mancava una. E tornai a fissare il pavé. Decisamente conti alla mano, nella mano mi ritrovavo poco più d'un pugno di mosche. Una macchia d'olio nerastra e una tendina di tulle impigliata fra i battenti della seconda finestra da sinistra al secondo piano del 17 bis di Rue Chaptal. No, più ci pensavo e più mi convincevo che la mia prima inchiesta non era nata, ma proprio per niente, sotto una buona stella. Panam, Panam, et viens m'aimer comme autrefois. La nuit, surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Panam. Alle 9:10, tu, signora Maigret, sorridente, fresca, odorosa di saponetta, apristi la finestra e desti via libera un sole allegro, ridarello. Ridevi anche tu. Non ti eri ancora abituato dopo 5 mesi. Alla faccia e alle smorfie d'un marito addormentato, con i capelli spettinati e i baffi rossicci che gli fremevano perché
perché una mosca dispettosa insisteva con tenacia a fare della sua fronte un campo d'atterraggio. Ridevi sempre quando ti avvicinavi con la tazzina del caffè e ti guardavo imbambolato con occhi insonnoliti, un po' tristi, dicevi, un po' infantili. Sei sveglio, Jules? Non mi chiamavi ancora Maigret a quel tempo, ma avevi già per me quella sorta di rispetto che ti era proprio. Lo stesso rispetto con cui avevi trattato tuo padre, con cui avresti trattato un figlio se ne avessi avuto uno. Jules? Oh. Sei sveglio? Sveglio? Adesso sì. 10 secondi fa, no? Che caffè è questo? Perché non è buono? Sì, ma che caffè è? Il solito. Caffè Baltasar? Sì, ma se non ti piace più... No, mi piace, mi piace. Perché compri questo? È il migliore? Se è il migliore non lo so, in ogni caso non è il peggiore. Oh, una logica stringente. E poi ci sono le figurine. Una motivazione che taglia la testa al toro. Figurine. Fai la raccolta? Sì, il mio primo album. Che punto sei? Sono già al terzo foglio. Te ne mancano molti. Altri 21. Allora posso bere più caffè per aiutarti. Troppi ne dovresti bere, un album solo non basta, ce ne vogliono 3 per avere diritto a una camera da letto in noce. Una camera da letto? In noce. Strana pubblicità per un caffè. Bevete caffè Baltasar, il caffè che vi farà dormire. Per conto mio, senza caffè Baltasar, ma per colpa di Jandro Baltasar, quella notte avevo dormito, sì o no, un paio d'ore. Justin Minard era tornato con me al commissariato, aveva sporto querela contro lui e si era seduto davanti a me che buttavo giù il mio bel rapporto. Non accennava ad andarsene. Ma lei è sposato, Minard? Sì. E sono 5:00, sua moglie sarà in pensiero. Non importa. 5:30 lo misi alla porta. Sua moglie adesso, sa che bella scenata le fa? Non importa. E buongiorno, Mina. Ho firmato tutto? Sì, ha firmato. Se ne vada. Però torno a trovarla, se me lo consente. Lasciai il commissariato St. George 6:00 quando venne a sostituirmi il segretario aggiunto. 9:15 ero di nuovo là. Il commissario Lebré arrivò in macchina 10:00. Come al solito la sua giornata era cominciata 7:00 al circolo Hoche. Scherma, tennis, piscina, massaggi. Fra tutti i commissari di polizia di Parigi non era forse il solo a possedere un'automobile con tanto di autista. Era certamente l'unico ad abitare in un appartamento nuovo del Boulevard de Courcelles. Avevo ordinato le mie carte sulla sua scrivania bene in vista, sopra le altre pratiche. Calcolai che gli occorrevano 5 minuti per leggerle. Ne passarono 10, 15, 20. Io fremevo. Poi la porta del suo ufficio si aprì. Maigret? Signor commissario. Venga. Finì di fumare la sigaretta camminando su e giù per l'ufficio. La schiacciò nel posacenere, ne riaccese subito un'altra. Si accomodò dietro la scrivania, posò la mano sul mio fascicolo, mi guardò e sospirò. Ho letto la sua cosa. Sì, signor commissario. Ha fatto quanto ha creduto di dover fare, no, signor Maigret? Sì, signor commissario. Il suo rapporto è chiarissimo, molto dettagliato. Grazie, signor commissario. E infatti si parla anche di me. Beh, io... Non è un rimprovero, al contrario. Io ho ritenuto mio dovere trascrivere fedelmente tutte le parole così come sono state pronunciate. E ha fatto bene.
Pare anche che le sia stato concesso tutto il tempo che desiderava per ispezionare la palazzina. E mi hanno condotto da una stanza all'altra. E ha potuto constatare che non c'era niente di anormale. No. Qualcosa c'era. E cioè? E l'ho anche scritto. Nella camera sospetta indicata dal signor Minard, il lembo di una tendina della finestra era impigliato fra i battenti. E questo cosa vuol dire? Che la finestra è stata chiusa precipitosamente. Sì, ma quando? Stanotte? Ieri pomeriggio? Ieri mattina? 3 giorni fa? Quando? Ah, oh, Maigret. Chiami l'ispettore Besson. Sì, signor commissario. Besson! Conosco personalmente Richard Jean-Drou Balthazar. Lo so, signor commissario. Ci vediamo quasi ogni giorno al circolo, spesso sono a pranzo o a cena a Rue Chaptal. Lo so anche questo. E mia moglie è amica intima di Lise Jean-Drou Balthazar. Questo non lo sapevo. Signor commissario. Besson, un lavoretto per lei. Cerchi di sapere tutto quello che può su questo signore. Justin Minard, Rue d'Enghien. Con molta discrezione, ma prima fa, meglio è. Justin Minard, Rue d'Enghien. Ecco qua. Per ora non c'è altro da fare. Ci vediamo più tardi, Maigret. Tornai al tavolo e passai l'ora più rabbiosa della mia vita a sfogliare cartacce, ad ascoltare i litigi dei portinai e degli inquilini, le spiegazioni degli ambulanti abusivi. Per la prima volta leggevo e non leggevo, ascoltavo e non ascoltavo. Una sola parola mi martellava la testa, la parola risolutiva, dimissione. Già, per il signor commissario Lebré, l'unica cosa da fare era un'inchiesta sul povero Justin Minard. E perché non arrestarlo, addirittura, perché non ripassarlo pelo e contropelo? Così imparava a farsi gli affari suoi? No. Dimissioni. Ma prima, prima telefonare al gran capo. Meglio ancora andarlo a trovare. Conoscevo Gasafi Guichard. Era stato amico di mio padre, veniva a trascorrere le vacanze da noi, nell'Allier. Non che mi proteggesse, davvero no, ma mi seguiva da lontano, dall'alto. Senza dubbio era lui che in 4 anni mi aveva spostato da un servizio all'altro perché maturasse una rapida esperienza di tutti gli ingranaggi della polizia. Minard non è pazzo, gli avrei detto tutto arrabbiato. E non era ubriaco. Una finestra si è aperta, una donna ha invocato aiuto, c'è stato uno sparo. E l'ho visto bene io quella macchia lì d'olio sulla strada. Io avrei detto proprio così. E avrei preteso, certo, avrei preteso che... No. Un momento. Mi venne un'altra idea. Scesi 3 gradini, entrai nella stanza del servizio permanente di guardia. Gli agenti giocavano a carte. Il brigadiere Dufieux sbadigliava. Brigadiere. Buongiorno, signor Maigret. Buongiorno, Dufieux. Gli uomini in servizio questa notte hanno già fatto tutti il loro rapporto? No, tutti no. Ecco, allora mi piacerebbe sapere se qualcuno di loro ha notato in zona, diciamo, fra la mezzanotte e le 2, una Dion Bouton. Sala targa? Se la sapessi, brigadiere... Posso dirle che il conducente indossava un cappotto di pelliccia e portava un paio di grossi occhiali. Appena so qualcosa gliela comunico, signor Maigret. E tanto peggio per il commissario Lebré. Una volta iniziata l'inchiesta va condotta senza interruzioni. Il regolamento, io lo conoscevo. Per norma l'inchiesta mi apparteneva. Balthazar o non Balthazar. All'1 tornò l'ispettore Besson. Chiese del commissario. Il commissario era a pranzo al circolo. Cominciò a redigere il rapporto, ma moriva. Moriva dalla voglia di parlare. E alla fine parlò. Poveraccio. Chi? Il musicista. E poveraccio perché? Vedessi che moglie ha. Brutta. Bellissima, una bruna splendida, soda, robusta. 2 occhi che sembrano 2 lanciafiamme, un corpo da modella. Allora perché, poveraccio? Perché deve essere un tipo che picchia quella lì. Le ha parlato? No,
Ho parlato con la portinaia e lei passava. Così ho saputo che insulta il marito dalla mattina alla sera e lui zitto subisce. Come se niente fosse, continua a spifferare con il flauto, il sassofono, la tromba. Spiffera tutto il giorno con le finestre spalancate, non le dico gli altri inquilini. Abitano al quinto piano, due stanze sul cortile. Non hanno figli. È salito su? No, non c'è l'ascensore, mi è convenuto prendere per oro colato le informazioni della portinaia, però non ho capito se le è più simpatico il marito o più antipatica la moglie. Dice che è volgare, anche manesca. E Minar l'ha visto? No, ero uscito verso le 10. Ho preso il metro e sono sceso a Place de Clichy, ho chiacchierato col proprietario della brasserie. Ottime referenze, niente da eccepire. Justin Minard non beve, non fuma, suona bene, è gentile con tutti, si presenta sempre in anticipo. La cassiera lo adora. Mangiai di gusto due uova sode in un piccolo bar di Place Saint-Georges e le accompagnai con mezzo litro d'un vinello fresco e frizzante. Quando rientrai, il brigadiere Dufieux mi aspettava con un foglietto in mano. Allora, Dufieux. Ho stralciato quello che la interessava dal rapporto dell'agente Julien. Julien ha notato la vettura di un Bouton all'1:30 in Rue Mansart, parcheggiata all'altezza del numero 28. Non c'erano altri occupanti oltre il conducente, che risponde ai dati forniti. La vettura è rimasta in sosta una decina di minuti, poi è ripartita in direzione di Rue Blanche. Rue Mansart, Rue Blanche, Rue Chaptal, strade adiacenti, tre lati successivi del quadrilatero, chiuso poi da Rue Fontaine. Non ebbi il tempo di riflettere perché Lubré mi chiamò. Si sieda, Maigret. Era un favore che concedeva raramente. Preferiva lasciare in piedi i suoi collaboratori. Dica la verità, Maigret. Quanti accidenti mi ha tirato nel corso della mattinata? La giacca che indossava l'aveva certamente confezionata il sarto più alla moda di Place Vendôme. Ho riletto il suo rapporto con la dovuta attenzione. Ah, un rapporto molto buono, peraltro. Gliel'ho già detto, mi pare, no? Poi ho parlato con Besson. E con Jean-Drou Balthazar? Non ha parlato, no? Le ha telefonato il suo amico, signor Richard? Sì, sì, in effetti mi ha telefonato, ma non ha usato il tono che lei immagina. Direi che è stato superiore. Si è limitato a ironizzare un po' sul suo conto e sul suo zelo. Perché che si aspettava, Maigret? Proteste? Recriminazioni? Ma no. Richard Jean-Drou Balthazar è un autentico signore. L'ha giudicata un giovane focoso. Per questo si è concesso il piacere sottile, malizioso, di aprirle tutte le porte di casa sua. Per il gusto di prenderla in giro, Maigret. Oh, non deve offendersi. No, no, io invece m'offendevo. Ma non per la presa in giro di Jean-Drou Balthazar, figuriamoci. Che poi, altro che presa in giro, era stata semmai la sfacciata disinvoltura dell'illusionista che si preoccupa di distrarre il pubblico con luccicanti diversivi per impedirgli di scoprire il suo trucco. No, quello che m'offendeva era il sorrisetto maligno di Lebré, quel sorrisetto di distaccata superiorità che è segno distintivo dei blasé del suo mondo, una linea invalicabile di confine. Qua ci siamo noi e là voi, miseri mortali. Da una parte c'era lui, campione del bel mondo, dall'altra c'ero io, figlio dell'amministratore di Saint-Fiacre, col mio sangue contadino, e fra noi due c'era la sua scrivania, simbolo del suo potere. Mi dica adesso francamente, Maigret, che cosa avrebbe fatto al posto mio stamattina? Avrebbe chiesto un mandato di perquisizione. E a che titolo? C'è una denuncia depositata? Contro Jean-Drou Balthazar? No, in ogni caso. C'è un flagrante delitto? Nemmeno. C'è un ferito? Un morto? Che io sappia? No. Ha frugato in ogni angolo stanotte. Cerchi di capirmi come io capisco lei. Immagino cosa ha pensato qualche ora fa. Il commissario Lebré è amico dei Jean-Drou. Vive nello stesso ambiente. Confessi, confessi pure che mi ha mandato a quel paese. Per confessare confesso, ma le ricordo che c'è una dichiarazione firmata da Justin Minard, c'è la sua querela. Ah, il suo Minard. Adesso ci arrivo. All'1:15, all'1:20 di questa notte, minuto più, minuto meno, il signor Minard ha tentato di violare il domicilio altrui. Ma aveva visto quella... Lo dice lui, non dimentichi. Lui solo afferma di aver visto, di aver sentito. I vicini non hanno visto niente, non hanno sentito niente. E allora si mette nei panni del maggiordomo lui, che si sveglia di soprassalto perché un indemoniato prende a calci il portone.
No, scusi, signor commissario, il signor Louis non si è svegliato di soprassalto per i calci al portone. Il signor Louis era in perfetta tenuta da maggiordomo, cravatta compresa. E sia. Noti che è sempre il suo Minà ad affermare che il maggiordomo era abbigliato in maniera impeccabile, ma ammettiamolo. E con ciò? È un reato essere abbigliati in maniera impeccabile a 1:15, 1:20 di notte? Sì, d'accordo, il signor Minard è stato allontanato in malo modo, ma come si comporterebbe il Maigret se in piena notte un forsennato facesse irruzione in casa sua sostenendo che lei, proprio lei, Maigret, sta lì per assassinare sua moglie? Accetta una sigaretta? No, grazie, fumo solo la pipa. Ah già, me l'avrà detto 100 volte, mi scusi. Esaminiamo ora la questione dal punto di vista strettamente amministrativo. Il processo verbale da lei redatto seguirà il suo corso. Sarà cioè trasmesso al prefetto di polizia, che a sua volta deciderà se passarlo o meno alla procura generale. Stessa trafila per la querela del Minà contro il maggiordomo. I Giandro Baltazar sono molto in vista a Parigi, lei lo sa, vero, Maigret? Sì, lo so. Se un giornaletto scandalistico dovesse impadronirsi di questa storia... Sentivo dove andava a parare. Allungai la mano per raccogliere le mie carte. Gliele avrei stracciate sotto gli occhi come desiderava in cuor suo. Poi sarei tornato di là e con mano ferma, stavolta sì che l'avrei davvero scritta, la mia lettera di dimissioni. Ce l'ha con me, Maigret? Ma davvero crede che io... Si sbaglia e glielo provo subito. C'era qualcosa stamattina mentre leggevo il suo rapporto e poi quando ci siamo parlati, c'era qualcosa che mi sforzavo di ricordare e mi sfuggiva. Qualcosa che forse riguardava questa storia e forse no, ma se la riguardava la storia cambiava aspetto. E si è ricordato poi? Sì. Grazie alle ostriche che ho mangiato al circo. C'erano ostriche anche a casa mia ieri, a pranzo, quando mia moglie ha detto che nel pomeriggio sarebbe andata a prendere il tè da Pihan, in Faubourg Saint-Honoré, con Lise e Bernadette. Bernadette è la contessa d'Estiraud, Lise è Lise Gendreau Baltazar. Ma allora... Aspetti. Ho telefonato a mia moglie, mi ha confermato di aver preso il tè ieri pomeriggio da Pihan, in Faubourg Saint-Honoré. E con lei c'erano Bernadette d'Estiraud e Lise Gendreau Baltazar. Ah. Lise non ha mai accennato ad Anseval. E dunque, vede, ma perché la signorina Lise non era in camera sua stanotte? Perché il signor Richard ha detto che era partita domenica? Ieri era lunedì. Questo prova solo che Richard ha detto una bugia. Ma non parlava sotto giuramento e lei non aveva alcun mandato, non aveva nessun titolo per interrogarlo. E va bene, non avevo mandati, non avevo titoli, ma... Ma adesso? Adesso siamo esattamente e ufficialmente al punto di prima. Se posso permettermi un consiglio, che programmi ha per le sue ferie, Maigret? Qualche progetto? I dipendenti dello Stato hanno l'abitudine di studiare con cura tutte le possibilità di ponti, un giorno prima, uno a cavallo, due dopo. Le ferie poi le fissano con notevole anticipo. Se vuole, lei se le può prendere a partire da questo momento. E il mio consiglio è, se le prenda. Così io starò con la coscienza tranquilla, soprattutto se ha intenzione di restare a Parigi. Mi sono spiegato, Maigret? Voglio dire che un poliziotto in ferie non è un poliziotto in servizio, certo. Può permettersi certi passi, certe iniziative che altrimenti sarebbe difficile, imbarazzante per l'amministrazione, non dico giustificare, ma perlomeno coprire. Sì, credo di avere capito. Naturalmente oso sperare di non ricevere alcuna lamentela sul suo conto. Se dovesse comunicarmi qualcosa, può succedere, o chiedermi un'informazione, che so, un consiglio, mi telefoni pure a casa, a Boulevard de Courcelles. Il numero lo troverà sull'elenco. Aprì la bocca ancora una volta, ma per ringraziare. Lebré mi prevenne e mi spinse con delicatezza verso la porta. Una notizia per metterla in guardia. Félicien Gendreau, il padre, da diversi anni, 6 o 7, è a tutti gli effetti sottoposto a un consiglio di famiglia, proprio come un irresponsabile. Glielo dico perché qualsiasi cosa le dovesse raccontare, dalla morte della madre, è Richard che ha in mano tutto. E come sta la signora Maigret, eh? Sente ancora il richiamo della natia Alsazia o si è abituata alla vita di Parigi? Una stretta di mano e Lebré chiuse la porta alle mie spalle. Ero ancora stordito. Andai meccanicamente al mio tavolo e vidi Justin Minard dall'altra parte della balaustra, seduto accanto a una popolana dallo scialle verde che allattava il suo piccolo. Lo sguardo imbarazzato del flautista andava e veniva sulla boccuccia del bebè e non sapeva dove fermarsi. Misi rapidamente al corrente l'ispettore Besson delle pratiche in corso. «Vado in ferie», dissi. «In ferie? Ad aprile?» «Ad aprile». «Ah,
Niente, niente, una cicogna ha preso di mira a casa Maigret. No, volano lontano, le cicogne. Meglio, vacanze più spensierate allora. Uscendo, dette un'occhiata d'intesa a Minard, che si alzò. Era una giornata d'aprile bellissima fuori, e di pieno sole, e l'aria era pungente, al punto giusto. La gente camminava tranquilla, sorrideva, respirava la vita. Justin Minard ricalcava i miei passi, zigzagava un po' a destra, un po' a sinistra, come un cane sperduto che ha preso una cotta per il primo passante e se lo è letto padrone. Finalmente si decise ad affiancarmi, dandomi la destra, naturalmente. L'hanno licenziata? No, perché? Vado in ferie. Ah, preferiscono che lei se ne stia da parte per il momento. Vogliono insabbiare la faccenda, non è vero? È la mia querela? Ma segue il suo corso. Vorrei vedere, specialmente adesso che ho saputo certe cose. Ho una notizia per lei che... Un profumo di vinello fresco invitava a entrare nel piccolo bistrò di Place Saint-Georges. E ovviamente entrai. C'erano davvero sbuffi di vacanza nell'aria quel pomeriggio. Il metallo del bancone era stato appena lucidato e dal vino bianco di Vouvray guizzavano riflessi verdastri che facevano nascere d'incanto la sete e la voglia di mandarne giù un bicchiere, magari due e anche tre. Minard, invulnerabile, scelse acqua minerale. Lei ha visto due cameriere stanotte? Due, sì. Germain e Marie. Beh, invece ce n'era una sola. Mancava poco che scodinzolasse. Era il cane fedele che riporta al padrone un pezzo di legno. Ho fatto due chiacchiere con la padrona della latteria di Rue Fontaine. È lei che porta il latte a Jean-Drou Balthazar la mattina presto. E così ho saputo che la cameriera più alta, Germain, da sabato è a Conflans, nell'Oise, dove la sorella aspetta un bambino. Da sabato! Ha capito? Oggi è martedì. Ma allora? La Germain che ho visto io? Senta, io lavoro di notte. Durante il giorno sono libero. Se crede, faccio un salto a Conflans e... Beh, è sua moglie. Non importa. Se ha intenzione di seguitare l'inchiesta, conti su di me. Sono a sua disposizione. Posso darle una mano qua e là. La gente, di solito, con me è gentile. Mi domando spesso perché. Anche sua moglie è gentile? Con me no, ma non importa. Le sue ferie sono una scusa, vero? Non dica di no, non mi delude. Non conosco quelle persone, non ho niente contro di loro, però hanno mentito. E poi lui ha una faccia d'assassino. Entrò una ragazzina vestita di rosso con un canestro di mimose, appena arrivata da Nizza. Ne comprai un fascio per la signora Maigret, che della Costa Azzurra conosceva solo la Baia degli Angeli vista su una cartolina quando aveva 13 anni. Mi deve soltanto dire cosa devo fare. Non abbia paura, non le procurerò nessun guaio. Sono così abituato a stare zitto. Anche in quelle famiglie ci sono i panni sporchi, solo che li nascondono. Le cameriere sanno dove. La signorina Lise non è a Danceval, come pretende il fratello. E allora dov'è? Se la vera Germain è a Conflans da sabato, la Germain che ho visto stanotte era probabilmente Lise Jeandreau. Lo vede? Se vado a Conflans non ci saranno più dubbi. Ero sconcertato. Avevo trascorso l'infanzia e l'adolescenza all'ombra di un castello. Senza volerlo avevo acquistato il rispetto per i potenti, per i ricchi, ma i ricchi, i potenti, lo meritavano poi tutti questo rispetto? Che dici? Vado. La ragazza in camicia da notte che avevo visto in camera di Germain era così slavata, così dolciastra. Anche questo mi turbava. Ma poi perché? Una ragazza di campagna può essere slavata, può essere dolciastra. Vado. E una figlia della grande borghesia invece no? Mi dica di sì, capo. Dissi di sì. Sul boulevard Richard Lenoir, i rametti di mimosa mi ondeggiavano davanti agli occhi. E avevo ancora una gran voglia di fischiettare. Per la prima volta in vita mia, qualcuno mi aveva chiamato capo. Panam,
on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons. Paname, et viens m'aimer comme autrefois. La nuit, surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname. Si raccomanda agli ispettori di procurarsi abito nero, smoking e tight, senza i quali non è possibile accedere a talune riunioni mondane. Era una delle istruzioni appena studiate e assimilate, fresche nella memoria come il catechismo il giorno della prima comunione. Istruzioni redatte con una buona dose di ottimismo. Personalmente possedevo soltanto un abito, e neanche nero, scuro. C'ero andato all'altare 5 mesi prima. 5 mesi dopo lo stavo provando prima di andare a letto per vedere se scendeva ancora bene. Mi era venuta l'idea di infiltrarmi negli ambienti frequentati da Jean-Drou Baltasar, ma bastò un complimento della signora Maigret per restituirmi il buon senso. Come sei bello, Gilles. Come ero bello. E non scherzava, era sincera. Avvertì però nella sua voce una sfumatura che mi allarmò. Ma tu che dici, domani al circolo Hoche? Cos'è? Un circolo di aristocratici? Beh, mica tutti sono aristocratici, io... Tu non sei un bel imbusto come loro. Altro che sfumatura. In parole povere, signora Maigret, tu mi dicesti di nuotare nel mio mare e di non avventurarmi in acque sconosciute dove rischiavo di affogare. A meno che tu non ci vada come poliziotto nell'esercizio delle tue funzioni. Ma quali funzioni, scusa, se sono in ferie? Sei in ferie, però lavori. Oddio, lavoro. Voglio scoprire i panni sporchi di una ricca famiglia in Rue Chautard, tutto qui. E senza dare nell'occhio. Se mi va bene, aprite le porte, o voi del Quai des Orfèvres. Che potevo desiderare di più? Far parte della Sûreté, della famosa Brigata del Capo, magari, la Brigata Omicidi. Non riuscivo a dormire. Quella notte mi giravo e rigiravo nel letto, sognavo ad occhi aperti. Il Quai des Orfèvres. Ma quella era la polizia, nel vero senso della parola, come la intendevo io. Eppure c'era stato un tempo, neanche tanto lontano, che la parola polizia mi evocava soltanto la guardia municipale all'angolo della strada. Poi mio padre morì e dovetti guadagnarmi da vivere. A 20 anni venni a Parigi e non avevo la più pallida idea del mestiere da scegliere. Gli studi interrotti, 2 anni di medicina buttati al vento, potevo solo sperare di finire in un ufficio. Fu con questo spirito che mi installai in un alberghetto della Rive Gauche e mi misi a leggere sui giornali i piccoli annunci. Furono giorni vuoti, grigi, senza entusiasmo. Mi incuriosì solo l'uomo che abitava la stanza accanto alla mia, un uomo sulla quarantina, piccolo, baffi neri arricciati in punta, pochi capelli. Vestiva sempre di nero, indossava un cappotto col collo di velluto e stringeva nella mano un bastone col pomo d'argento massiccio. Mi ricordava mio padre. Dio sa perché, perché mio padre invece era tutto l'opposto, alto, magro, biondo. La somiglianza, seppure c'era, vaga, non era nel fisico, ma nel contegno, nel modo di fare, di camminare senza mai affrettare il passo, di ascoltare, di guardare, di tacere. Una sera l'incontrai per caso in un ristorante a prezzo fisso del quartiere. Era seduto qualche tavolo in là. Ero affamato, di solito saltavo 2 pasti su 3. Assaporavo non ricordo più cosa, salsicce calde forse, e intanto mi domandavo che lavoro facesse il mio vicino. Viveva solo, non riceveva visite, s'alzava presto la mattina, restava fuori tutto il giorno, non rientrava mai alla stessa ora. La mia cena finì presto, purtroppo. Pagai il conto, mi avviai all'uscita, aprii la porta e dovetti cedere il passo a una ragazza bruna che entrava, bella, bella, dotata di notevole fascino e pettinata come Napoleone a Ponte d'Arcole. E era sicuramente la vedette di qualche spettacolo, perché qualcuno la riconobbe e il suo nome fu sussurrato di tavolo in tavolo. La pelliccia che indossava era bella, ma la proprietaria era più bella ancora, ancora più bella, appariva agli occhi di un ex studente di provincia, solo a Parigi e disoccupato come ero io. Rimasi a guardarla imbambolato con la mano sulla maniglia della porta e non mi accorsi che il mio vicino di stanza mi stava dietro e attendeva che mi decidessi ad uscire. Mi scossi sentendo la sua voce. Sì, è una bella ragazza. Piace anche a me. È bella. È bella. Viene sempre a mangiare qui?
Non viene mai. Secondo me è entrata per sbaglio. Canta al teatro della Ville. Posso procurarle un ingresso una di queste sere a patto che non insista a considerarmi suo prigioniero in questo ristorante. Mi chiamo Jacquemin. E io Maigret. Da che parte va? Oh, per me è lo stesso. Torno in albergo? No, no, non so, non credo. Se ha voglia di fare quattro passi, andiamo verso il Pont Saint-Michel. Sì, certo. È solo a Parigi? Solo, sì. Non soltanto a Parigi. Cerca lavoro? Come lo sa? Domattina devo presentarmi a una ditta di passamani in Place de Victoire. Le piacciono i passamani? Mi piacciono, non so nemmeno cosa siano. Non si scandalizzi, ma non lo so nemmeno io. O quasi. Beh, io mi presento e poi... ho le lettere di referenza dei miei ex professori. Viene dalla provincia? Da Nantes, sì. Ma sono nato a Saint-Fiacre, nell'Allier, vicino a Moulin. Ci sono stato 2 mesi fa a Moulin. Ah, sì? I suoi genitori sono rimasti a Saint-Fiacre? Eh sì, sì. Tutte e due. Sì. Capisco. Aveva esitato prima di dire capisco. E fu per quell'esitazione che si guadagnò la mia fiducia. Cominciai a parlargli di me senza reticenze. E nemmeno il suo silenzio mi imbarazzò perché... avevo conosciuto i silenzi benevoli di mio padre. Quando mi concessi un po' di respiro, avevamo attraversato il Pont Saint-Michel ed eravamo fermi sul Quai des Orfèvres davanti a un grande portone semiaperto dove stazionava un agente di polizia in uniforme. Mi aspetta qui. Ne avrò per pochi minuti. Andò verso il portone e la sentinella lo salutò. Fu di parola. Tornò quasi subito. Ma non è il Palazzo di Giustizia? Questo è l'ingresso della Sûreté, sono ispettore di polizia. Lei? Si stupisce, signor Maigret? Beh. Ah, certo. Non porto le scarpe con i chiodi, non sono in uniforme e in tasca non ho neanche una rivoltella. Ma come non è armato? La gente crede il contrario. Ma un poliziotto in borghese non è autorizzato a portare la rivoltella. Se qualcuno di noi va in giro armato, lo fa contro il regolamento. E la responsabilità è tutta sua. Ma non è rischioso? Eh sì, qualche volta è rischioso. Vado un po' di notte per certe stradette di Menilmontant o della Porte d'Italie. Il minimo rumore, quello stesso dei nostri passi, fa saltare il cuore in gola. Ma lei che servizio svolge? Faccio parte della brigata che sorveglia i nordafricani, i portoghesi, i rumeni del 20° arrondissement. Gente che conosce appena la nostra lingua o non la conosce affatto. Molti non chiedono che di assimilarsi, di diventare parigina a tutti gli effetti. Ma ce ne sono di quelli che si tengono ostinatamente ai margini della società, in gruppi o isolati. Quando li andiamo a cercare e bussiamo alle loro porte, ci risponde sempre un borbottio confuso. Noi diciamo polizia e aprono subito. Polizia è una parola che capiscono tutti, ma vedesse l'ansietà di quegli sguardi. Mi parlò del suo mestiere come mio padre. Mi avrebbe parlato del suo con la stessa riluttante fierezza, con la stessa orgogliosa ritrosia. Poi rimase in silenzio. Poi tornò a dire qualcosa, ma soprattutto ascoltò. Il che non mi impedì di domandargli verso mezzanotte con la voce che mi tremava per l'emozione. Ma crede davvero che sarà possibile? Le darò una risposta domani sera. Lei sarebbe disposto a indossare l'uniforme? Non nascondo che ebbe un piccolo shock. Riuscì a controllarlo, ma lui non sfuggì e certo non gli fece piacere. Disse di sì, naturalmente, e pazienza, venisse pure l'uniforme. La mia sola ambizione in quel momento era di scoprire una faccia del mondo che l'ispettore Jacquemin aveva lasciato soltanto intravedere. Era proprio una gran bella notte di fine autunno e la luna si alzava dietro gli alberi di Place Dauphine. Jacquemin fu ucciso 3 anni dopo. Ero segretario del commissariato Saint-Georges, Siena, da un mese. E in cima ai miei pensieri c'era sempre quel Quai des Orfèvres, che per merito suo era diventato così affascinante, così prestigioso ai miei occhi. Accadde nei pressi della Porte d'Italie, durante una rissa, una pallottola, nemmeno indirizzata a lui. Lo prese in pieno petto. C'è ancora la sua fotografia con molte altre,
in uno dei riquadri neri che adornano i corridoi della polizia giudiziaria e sono sormontati dalla scritta «Caduti in servizio». Salutandolo quella notte, non immaginavo davvero che sarei andato così presto al suo funerale. I miei pronostici sui destini umani lasciavano molto a desiderare. Allora... Gilles? Non ti senti bene? Ma sto benissimo. Perché? Hai avuto una notte molto agitata. Io me ne sono accorto. Me ne sono accorta io. Ti muovevi, smaniavi. Colpa delle lumache allo Chablis. Poverine, che c'entrano? Sono innocenti. E allora da oggi in poi le lasciamo in libertà. Come non concederai più l'onore dei tuoi fornelli alle lumache di Borgogna? Di Borgogna e di ogni altro luogo. Non sarà un gran sacrificio per te? Non ti piacciono? Ma perché ti rimiri tanto allo specchio? Non mi rimiravo, signora Maigret. Tu avevi ragione. Avevo dormito poco e male. Alle 6 mi ero svegliato di colpo con un pensiero fisso che poi non era altro che un'altra istruzione del mio manuale memorizzato. Un berretto, un foulard, una vecchia giacca costituiscono, come insegna l'esperienza, un efficacissimo travestimento. E mi ero combinato in quel modo, con la giacca ormai lisa e consulta dei tempi di Nantes. Mi rimiravo. E guardavo allo specchio, ma per controllare se era o no il caso di dare retta al manuale. Il mese prossimo bisognerà che ti compri un vestito. L'avevi detto con tenerezza, signora Maigret, ma le tue parole racchiudevano una grande verità. La vecchia giacca di Nantes non era poi tanto più malandata del vestito cosiddetto buono, o meglio, questo era altrettanto malandato che quella. Insomma, non avevo bisogno di ricorrere a un abbigliamento particolare. Per travestirmi bastava l'abito di tutti i giorni. E meno male che non seguì i consigli del manuale, berretto e foulard, perché quando alle 7 presi possesso di Rue Chaptal, la prima persona che incontrai fu un agente che mi salutò per nome. Era del mio stesso commissariato. A quell'ora, Justin Minard era sicuramente sul treno che lo portava a Conflans, da Germain. Io volevo fiutare invece che aria tirasse proprio lì, intorno alla casa dei Gendreau Balthazar, dopo i fatti del giorno e della notte precedente. Ci sono strade che facilitano un compito di sorveglianza, perché tra negozi, bar e via vai, imboscarsi è un giochetto, ma mettersi alla posta in Rue Chaptal, larga, corta, poco frequentata, e sperare di farla franca compresi subito, che era una pia illusione. Un solo locale, un bistrò, il Vieux Calvados, vecchio di nome di fatto, all'angolo con Rue Nere, quasi di fronte alla palazzina dei Gendreau Balthazar. Aprì alle 8. Fa colazione. Un uomo grosso, occhi piccoli e pomelli avvinazzati, mi scrutò da dietro il banco. Che ne dice di qualche bella fetta di salame? Le innaffiamo con un bicchierone di sidro e poi mi racconta che c'è di meglio per ammazzare il langurino di prima mattina. Rifiutai il salame e bevvi il sidro. Devo perdere un po' di tempo. Ne perdo tanto io da quando sono nato. Sì, ma io ho un appuntamento e sono arrivato in anticipo. Ah. Ci credesse o no, era chiaro che non gliene importava niente. Si avviava così quella giornata, e di giornate simili ne avrei vissute parecchie durante la mia carriera, ma allora mi sentii immerso nell'atmosfera rarefatta di un sogno non del tutto piacevole. Il posto intanto era abbastanza insolito. In una strada di palazzine di lusso, qual era Rue Chaptal, il Vieux Calvados aveva l'aspetto di una locanda di campagna, dimenticata là per distrazione quando Parigi si era stesa da quella parte. Una costruzione bassa e stretta, un gradino da scendere, la porta da spingere, e ci si trovava in un locale semibuio, freschissimo. Un sentore di umidità e di muffa proveniva dalla botola che metteva nella cantina e si mescolava con altri odori di sidro e di calvados, senza contare quelli della cucina. Una scala a chiocciola in fondo saliva al mezzanino, da dove scese a fatica una donna grande e grossa in pantofole, senza dire una parola, senza alzare lo sguardo. Sparì in cucina. Il padrone lustrava il banco, lavava e asciugava brocche, boccali, bicchieri. Indugiò poi davanti una fila di bottiglie. Ne scelse una. Riempì d'autorità due bicchieri, accennò l'orologio alla parete. Calvados, è l'ora giusta. Bevemmo insieme. Schioccò la lingua e si infilò lo strofinaccio sotto le bretelle. Erano le 9:15. E il mio amico tarda troppo, dissi. Nemmeno mi guardò. Alle 9:15 una limousine nera con grandi fari ramati si fermò all'altezza del 17 bis. Non era
un addio, un bouton. Richard Jean-Drou Baltazar uscì dal portone. Aveva un garofano bianco all'occhiello, l'autista vestiva una divisa grigia attillatissima. Si inchinò, gli tenne aperta la portiera. La macchina s'avviò verso Rue Notre-Dame de Lorette. Anche il padrone del Vieux Calvados aveva seguito la scena. Aveva seguito anche me. Mi riguardò, sospirò, tornò a lustrare il banco. Alle 10:15 riprese la bottiglia. No, io la ringrazio, ma... Calvados offre la casa. Impossibile rifiutare, i suoi occhi mi fulminavano. Alle 11 domandai dove era il telefono. Di sopra. Salii la scala a chiocciola. Nella piccola stanza del mezzanino c'erano 4 tavoli con le tovaglie a quadretti. Sfogliai l'elenco degli abbonati. Caffè Baltasar, Avenue de l'Opéra. Magazzini, Quai de Valmy, direzione Rue Aubert. Composi il numero di Rue Aubert. Caffè Baltasar, buongiorno. Buongiorno, signorina. E vorrei parlare con il signor Richard Jean-Drou. Chi parla? Lui. Attenda, prego. Sì, lui? Lui? Pronto? Pronto, lui? Riattaccai e mi accostai alla finestra. Sul marciapiede di fronte, lui, in gilet a righe, fumava tranquillamente una sigaretta. Al secondo piano s'affacciò Marie, con la crestina di pizzo sui capelli e il grembiolino nero. Chiamò lui e mimò una telefonata. Il maggiordomo gettò via la sigaretta e rientrò di corsa. Bene. Richard Jean-Drou, preoccupato, richiamava lui. Veniva su dalla cucina un profumo stuzzicante che sapeva di aglio e di bosco umido di pioggia. Funghi al forno, ci avrei scommesso. Telefonai alla signora Maigret. Scusa, signora Maigret, non vengo a pranzo. Non digiunerai, spero. No, credo proprio di no. Però, peccato. Peccato perché? Non è la prima volta, no? No, ma è la prima volta che restano delle lumache della sera prima. Ma perché sono rimaste? Com'è che non le ho finite tutte ieri sera? Le avevo nascoste. Ho fatto bene, visto che stanotte hai avuto gli incubi. Rassicurati, signora Maigret. Non erano incubi da lumache. Hai qualche preoccupazione? Sì. Per il lavoro? No, per le lumache che non mangerò. Ha una bella cosa, signora Maigret. Sì? Mangiale tu. Ecco, appunto. Già che c'ero, feci una terza telefonata. Pronto? 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 Ho detto pronto. L'ho detto anch'io, ma si può sapere con chi parlo? E io con chi parlo? L'ho domandato prima io, casa Jean-Drou? Sì. Jean-Drou Baltasar? Sì. Potrei parlare con la signorina Jean-Drou, per favore? La signorina Jean-Drou non c'è, ma chi la desidera? Era la voce di lui. Scesi giusto in tempo per il terzo Calvados, quello delle 11:15. Sa, io sono di Pontfarcy, a 2 passi da via. Ah, capisco. E vanno tutti a un Calvados allora, quelli di Pontfarcy? Tutti no. Anche Pontfarcy ha dei figli dei generi. Ci sono 5 astemi. Vabbè, allora mandateli in esilio. Io ci manderei quel vecchio lì, lo conosce? Quel vecchio lì, guanti gialli e bastone, era appena uscito dal 17 bis e stava salendo su una carrozza. Félicien Jean-Drou, quello del caffè Baltasar. La carrozza si mosse in direzione di Rue Blanche. Passeggiata al Bois de Boulogne, pensai, e colazione al circolo in compagnia di altri soci abitudinari. Anche il Vieux Calvados aveva i suoi abitués. Spuntarono a mezzogiorno, in bianchini, muratori, operai. Si conoscevano tutti e chiamavano per nome il padrone, appreso così, che si chiamava Pommella. Il suo amico si sarà perso la strada. E lei che fa, mangia qui? A mezzogiorno e mezzo tutti i tavoli erano occupati. Mangiai bene e bevi troppo. Un fresco Beaujolais che, sommato al sidro e ai 3 Calvados, conseguì il deplorevole risultato di intorpidirmi dalla testa ai piedi. Perdevo i riflessi, l'agilità mentale. E quel che era peggio, perdevo la fiducia in me stesso e nel mio mestiere. Mi parve inutile se confrontato con quello degli altri avventori. Ma era un lavoro da uomini, tirare avanti la giornata in un bistrò, spiando una casa in cui non succedeva niente. Quegli imbianchini, quei muratori, quegli operai avevano una mansione precisa, loro.
Tutta Parigi brulicava di esseri che andavano e venivano di qua di là come formiche, ma almeno sapevano dove andavano. E perché? Alle 2 il Vio Calvados era tornato deserto. Pomel lavava piatti e bicchieri posati e m'ignorava. Rue Chaptal si assopiva. Ah. Due notti prima una donna impaurita si era affacciata a quella finestra, aveva gridato. C'era stato uno sparo, ma nessuno aveva visto. Nessuno aveva sentito. Solo Justin Minard, un flautista biondo con la testa piena di note. Allucinazione? Cominciavo a nutrire qualche dubbio. Fu alle 2:20 che restituì a Minard una buona dose di credibilità. Un'automobile svoltò da Rue Blanche, percorse il rallentatore Rue Chaptal, girò per Rue Fontaine. Era una Dion Bouton. E al volante c'era un uomo col cappotto di pelliccia e grandi occhiali. Avevo rilevato la targa B780. 5 minuti dopo la macchina ripassò lentamente. Mi voltai verso il banco. Pomel mi fissava. Indecifrabile, riempì due bicchieri. Offre sempre la casa. Alle 4 lui uscì sul marciapiede. Un minuto dopo un tassi si fermò davanti alla palazzina dei Gendron. Lui rientrò e incrociò sul portone Marie. Marie consegnò una valigia all'autista, tornò indietro e incrociò a sua volta una giovane donna in tailleur blu, alta, formosa, distinta, che salì sul tassi. Arrossì perché quella ragazza l'avevo vista in déshabillé due notti prima nella camera di Germain. Non era certamente una cameriera. Su di giri com'ero, quasi mi dimenticai di prendere il numero della vettura che si allontanava. 48. Era ora. Finse di non capire. Non era questo che aspettava? Chi? Io? Lei. Quanti misteri. No, che misteri. Era la signorina Gendron. La signorina Gendron, Caffè Baltasar. Stia tranquillo che non la vedremo per un pezzo. Per chi lavora? Io? Lei, per chi lavora? Per nessuno. No, mai può dirlo. Da quant'è che va a caccia nel quartiere? Ma no, guardi, è la prima volta che... Va bene, ha ragione lei e mi sbaglio io. L'avevo presa per un amico del conte. Quale conte? Ma che gliene importa, mi sono sbagliato. La signorina Gendron conosce un conte? Veda, a questo mondo ci sono persone che sono sincere e altre che non lo sono. Ma aveva dato un po' di confidenza credendo che fosse amico del conte, visto e considerato che aveva sbagliato. Se la riprendeva. Difficile capire chi è sincero e chi no, ma prima o dopo uno ci arriva. Io lavoro per un'agenzia di polizia privata. Ah sì? Sì. Ma guarda, che ore sono? Le 4 passate. Niente Calvados. A quest'ora ci vuole un Pinot de Charente, bianco secco. Offre ancora la casa. Vede, giovanotto, per mentire bene bisogna essere una vecchia scimmia. Ma perché secondo lei io... Ma chi vuole che si rivolga a un'agenzia di polizia privata per una faccenda come quella? Chi? Il conte? Ma per carità. E tantomeno i signori Gendron, padre o figlio. E figuriamoci poi se il signor Hubert... Chi è? Ma lo vede, non conosce neanche la famiglia. È un altro figlio del signor Felicien? Lasci perdere, non si butti a indovinare. Quante abitazioni ci sono in Rue Chaptal? Ma non ho idea, 40, 50. Besse le conti, poi bussi a ogni porta e chissà che non trovi un'anima pietosa e pettegola. Si scoli quel Pinot e resti qui quanto le pare, se le fa comodo. Non le dico di andarsene. Però scusi tanto, questa è l'ora della mia siesta ed è sacra. C'era una sedia dietro il banco. Pomel vi si allungò con la bottiglia portata di mano, voltandomi le spalle. Tutto confuso, tornai ad appostarmi dietro la finestra. Panam, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles Panam. Dans tes chansons. Et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname. Colpa dei troppi bicchieri bevuti o della faccia disponente di Pomello, di tutto un po', quel pomeriggio dopo le 4 ebbe un momento di abbattimento, un momento che durò un quarto d'ora. Non sapevo che fare, con chi prendermela. Se con Justin Minard o con me stesso o con Lebret. Il flautista si era magari ricostruito a modo suo, una realtà diversa. Io
Mi avevo dato retta. Il commissario Lebré mi aveva suggerito con perfidia di prendermi le ferie e di proposito lasciava che mi infognasse in quell'inchiesta. Ma come poteva un uomo assediare da solo la palazzina di Jean Baltasar? Lavoravano forse così gli eminenti investigatori della brigata del capo? Ma figurati, avevano tanti di quei mezzi a disposizione loro, archivi, schedari, dossier, collaboratori e informatori, informatori dappertutto. Se c'era da sorvegliare 5 persone, sguinzagliavano 10 ispettori, sai che sforzo. Io sguinzagliavo me stesso. Da 8 ore ero appostato dietro la finestra del mio Calvados a fiutare, intuire, dedurre, a osservare con i miei occhi. Non potevo certo prevedere che poi un giorno capo della brigata speciale con un piccolo esercito di poliziotti ai miei ordini mi sarebbe capitato più e più volte di appostarmi ancora, di pedinare, di aspettare ore e ore in un bistrò. Ero deluso e mortificato, avvilito. Poi, improvviso il click, lo scatto inaspettato. Ma accade qualcosa che non mi era mai successo, quel repentino cambiamento d'umore che Alcedesor Frevri in seguito avrebbero atteso e sospirato, sarebbe giunto puntuale nei momenti cruciali di un'inchiesta, accolto con sollievo perché significava una svolta, la svolta. Sì, un calore piacevole, un passo più sicuro, un modo nuovo, più sornione di guardare le persone, le luci, le ombre, la voglia dell'azione, del contrattacco. Prima di lasciare il Vieux Calvados, dove ormai Pomel mi concedeva solo una suprema indifferenza, fece ancora delle telefonate. 3. Il ben compagnia di tassi, desidera? Un'informazione, signorina. Ho una comunicazione strettamente personale per l'autista della vettura 48. Dove lo trovo? Mi ripete il numero della vettura? 48. Un momento che controllo. Grazie. È sempre in linea? Sì, sì. Sto controllando. Grazie. Pronto? Sì. È sempre in linea? Sì, mi pare, almeno credo. Un attimo. Va bene. Pronto? Giuro che sono in linea. È lei che mi ha chiesto della vettura 48? Ah, sì. Sì, sono io. La 48 appartiene al deposito di La Villette. L'autista si chiama Eugène Cornille. Eugène Cornille, grazie. È con lui che vuole parlare? Con lui, sì. E dove lo trova? Ah, non lo so, speravo in lei io. Ha preso servizio a mezzogiorno e smonterà a mezzanotte. Pazienza. Grazie. Buongiorno. È pronto? Sì. E un momento, prego. Un altro. La comunicazione è proprio urgente? Forse, sì. Chi lo sa, non lo so più. Provi a dare un'occhiata al posteggio di Place Saint-Augustin. Di solito la 48 staziona lì secondo le corse che fa. Grazie, grazie di nuovo. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, siamo qui. Semmai un'altra occhiata la può dare alla Brasserie Normande, che è a 2 passi. Disse buongiorno per la 3ª volta e fu l'ultima. Chiamai il servizio automobilisti della prefettura. Pronto? Sono il segretario del commissariato Saint-Georges. Mi dice il nome del proprietario della vettura targata B740 e una Dion Bouton. Ci vorrà un po' di tempo. La richiamo al commissariato. No, no, sono fuori, non mi troverebbe. Aspetta l'apparecchio. Non può tenere occupata la linea. Richiami tra 10 minuti. Richiamai dopo 10 minuti. Aveva detto Dion Bouton, vero? Sì. Targata B740. Esatto. Qui mi risulta Marchese de Basancourt, 3 Avenue Gabriel. Sfogliai l'elenco e feci la 3ª telefonata. Vorrei parlare con il Marchese de Basancourt, per favore. Con lui personalmente? Sì. Sarà un po' difficile, ci sono delle difficoltà tecniche. Come mai? Il signor Marchese è morto 3 mesi fa. E non c'è qualcuno che lo sostituisce? Scusi, non ho capito. Volevo dire... posso parlare con uno dei suoi eredi? Non ci sono eredi, solo creditori. Io sono il primo della fila. Telefona per l'inserzione. No, io... La palazzina è un gioiello, dentro e fuori. Può venire a visitarla quando crede. Le finestre si aprono sugli Champs-Élysées. Non manca niente. Ci sono anche 2 Renoir, 1 Manet, 2 Watteau e 4 Toulouse-Lautrec. Immagino la cifra. Ma certo, il prezzo di vendita non è alla portata di tutti, ma non manca niente, le ripeto. Ci sono anche 10 ventilatori, tutti funzionanti. Ah, ecco allora perché... Senta, mi interessava invece la Dion Bouton. Mi dispiace, è stata venduta la settimana scorsa. Venduta a chi? Un meccanico. Un meccanico di Rue des Acacias. Pensi un po' a una vettura come quella in mano a un meccanico. Non ricordava il nome e neanche se lo voleva ricordare. Alle 5:30 attraversai l'Avenue de la Grande Armée
e imboccai Rue des Acacias. Tra la bottega di un calzolaio a destra e un bistrò a sinistra c'era un garage chiuso. A rivolgersi a fianco, sulla soglia del bistrò, un cameriere mi scrutava. Cercate te? Sì. Non è venuto per niente oggi. E come mai? Oh, sa, lo fa spesso. Non è una novità, è sempre in giro. Dove abita? Dalle parti di Place d'Eterne, una camera mobiliata. È sposato? Chi? Dede, se lo conoscesse non mi farebbe questa domanda. Ah, perché? No. Quello che pensa lei, no. Beh, allora una compagna, una fidanzata. Che Dede è tipo da chiaro di luna. Lui si fidanza perché è un uomo, ma si fidanza per un'ora, due e basta. Le verginelle gli vanno bene quelle di marciapiedi tra l'Etoile e Place d'Eterne. Non c'era il tassi 48 di Eugène Cornille al posteggio di Place Saint-Augustin. Mi rivolsi alla brasserie Normand. Eugène? Già, strano, non lo vedo. Che a quest'ora non sia qui a bere una birra è una cosa che non accade mai. Accadde quel giorno. Che fare? Tornai a casa. Sarei andato a mezzanotte al deposito dei tassi della Villette. Sul marciapiede del boulevard Richard Lenoir alzai la testa alla forza dell'abitudine. C'era la luce accesa al terzo piano, nella saletta da pranzo, adibita anche con un po' di buona volontà nostra e sua, al salotto. Nell'androne, la portinaia mi rincorse. Signor Maigret, è venuto un giovanotto biondo un po' minuto. Ah, lo conosco, dov'è? Se n'è andato, ha lasciato questo biglietto. E se tanto raccomandato, lo deve leggere subito. Lo lessi subito. Non posso aspettarla. Stasera sono di turno al contrabbasso. Non salga subito in casa. Bisogna prima che le parli. Venga alla Brasserie Clichy. La signorina è su con sua moglie. Suo devotissimo, Justin Minard. Le chiedo scusa, l'ho fatta venire fin qui, ma non è stato un capriccio. Dovevo assolutamente parlarle prima che... Mi sono permesso di portarla a casa sua perché qua, come facevo? Non potevo legarla alla sedia. Due o tre pezzi posso saltarli, i compagni il favore me lo fanno. Tanto, se manca il contrabbasso, guardi questa gente, chi vuole che se ne accorga? Ma sa, tenerla d'occhio tutta la serata una come quella col diavolo in corpo. E lei metta, e se poi mi spariva? Dove l'ha rintracciata? No, non si preoccupi. Mi dica com'è andata. È andata che ho dovuto sudare per pescarla con Flan. Domandavo, le sorelle tal dei tali, uno si chiama Germaine, l'altra non lo so, dov'è che abitano? Non le conosceva nessuno. No, è per forza. La sorella è sposata, porta il cognome del marito che lavora alle ferrovie. Domanda a destra, domanda a sinistra. Finalmente un'anima buona. È da solo quando ci arrivavo, si figuri. Una casetta nel verde in periferia, a ridosso della collina. Hanno perfino una capretta. Il bambino è nato? No, è questione di giorni. Mi sono presentato come uno delle assicurazioni. La firmiamo una polizza? Vogliamo assicurare il futuro alla creatura che sta per nascere? So tutto sulle assicurazioni. Mia moglie mi fa una testa così. Il futuro se lo vuole assicurare lei, perché è convinta che con il mio fisico altri due anni e poi... Insomma, mi è stato facile spacciarmi per uno del ramo. Ci hanno creduto? No, ma va a immaginare. Germaine è stata fidanzata 3 mesi con un dipendente della Petit Fourmi, la prima compagnia che mi è venuta in mente. Mi ha tempestato di domande. Chi era il mio capo ufficio, se conoscevo questo, se conoscevo quello, quanto guadagnavo e perché così poco. Il suo Romeo si metteva in tasca 3 volte tanto, anche di più. Ho cercato la distanza, ma mi ha chiuso nell'angolo. La manda lui? Lui? No. Allora il conte? Il conte? Ma perché? C'è un conte? Mi studiava, mi squadrava, mi guatava. 2 occhioni che scavano. Che stordiscono, vedrà. Lei è un uomo del signor Richard.
Sono andato K.O. Mi dica lei che potevo fare. No, mi dica invece lei che cosa ha fatto. Ho detto la verità. Tutta? Tutta. Che una donna aveva chiesto aiuto, che lui aveva dato un pugno e che poi era andato lei, le avevano mostrato una ragazza in camicia da notte nella stanza di Germain, facendole credere che fosse Germain. L'avesse vista. È saltata in piedi. Una furia! Sbraitava che veniva giù la casa. Ho precisato che un'inchiesta ufficiale non c'era, però lei si occupava della faccenda a titolo personale. E se ci fosse stato qualcuno o qualcuna in grado di illuminarla? Allora è corsa subito a vestirsi nella camera accanto. E cioè no, prima si è spogliata con la porta aperta perché parlando voleva vedermi. E così io ho visto lei. Accidenti. Come sta bene in mutandine, Reggisino. E se la immagina senza? Ma che bella figliola. Minard. Minard. Eh? Che altro ha detto Germain? Ah, sì, che non mette più piede in quel porcile, però ha usato un altro termine. Si è scusata con la sorella perché tanto un pupo, parole sue, e finisce sempre col far capolino, mentre per lei a Parigi è questione di vita o di morte. Addirittura. L'impressione mia è che voglia sbalordire la gente, rendersi interessante a tutti i costi. Una posa dopo l'altra, come un'attrice. Certo, sua moglie è tutta diversa, così dolce. Ho fatto male a portarla a casa sua? No, forse no. E devo andare, fra un po' entra il contrabbasso. E qui, se manca, lo nota pure un sordo. Che fa, m'aspetta? No, voglio sentire che mi racconta Germain. Quando ci rivediamo? Forse dopo mezzanotte. Se non la vedo, faccio un salto domattina a casa sua. Adesso che so dov'è... Avevo le chiavi in mano, ma come al solito la signora Maigret riconobbe il mio passo sulle scale. Aprì la porta. C'è una affascinante signorina che ti aspetta di là. Accennò con la testa sorridendo, un sorriso di gaia complicità. La affascinante signorina puntava i gomiti sulla tavola e aveva la sigaretta fra le labbra. Alzò gli occhi dal piatto imbrattato, ma agganciò con la chiara intenzione di non mollarmi più. Ma lei è proprio della polizia. Esibì la tessera a scanso di ogni equivoco presente o futuro. Il suo interesse crebbe a dismisura, fu totale. Com'è che aveva detto Minard? Guatava, ecco sì, mi guatava. Era la tigre che studia i movimenti dell'antilope ed è sul punto di balzare, ma rinviò l'attacco per accostare alla bocca un bicchierino. La signora Maigret aveva tirato fuori il suo kirsch delle grandi occasioni. Hai mangiato? Sì. Scusatemi, allora vi lascio. Vado a lavare i piatti. La signora Maigret sparecchiò la tavola. Si ritirò in cucina. Esitò prima di chiudere la porta. Il suo amico, anche lui è della polizia? No, lui no. È sposato? Si alzò con meditata lentezza. Si narcò, petto in fuori. Sistemò i capelli davanti allo specchio sul caminetto. Si comportava come se stesse a casa sua. Infatti si allungò sulla poltrona della signora Maigret. È un bel ragazzo il suo amico, però anche lei... Conosce da molto tempo la signorina Gendreau? Direi, siamo state a scuola insieme. Ah. Lei è nata ad Anseval? Sì, perché? Siete state a scuola insieme ad Anseval? Abbiamo su per giù la stessa età. Io ho compiuto 21 anni 15 giorni fa. Lisa li compierà il mese prossimo, a maggio. Ma eravate in classe insieme ad Anseval? No, lei era in collegio a Nevers. Però l'epoca era quella. Minard aveva visto giusto. Germain posava, recitava, correggeva la realtà per rendersi interessante. Dovevo stare attento a distinguere in quel che diceva il falso dal vero, il vero dal quasi vero o dal verosimile. Da bambine anche dopo eravamo sempre insieme. Qualcuno ci prendeva per sorelle.
Continuiamo a parlare di Anseval? No, no. Trasferiamoci in Rue Chaptal. Ah, ho sempre pensato che sarebbe finita male. Perché? Perché si odiano. Chi? Fratello e sorella, da 4 anni. Perché da 4? Da quando è morta la madre. Finché era viva la signora Blanche, il testamento del nonno contava poco. Non so se mi spiego. Conosce bene la famiglia. Mi hanno voluta a Parigi quando la signora, pace all'anima sua, se n'è andata all'inferno. In paradiso no di certo. Siamo tutti di Anseval. Mio nonno, che era fattore, giocava a bocce con il vecchio, pensi un po'. Il vecchio? Lo chiamano ancora così al paese, quelli che se lo ricordano. Non lo sa? No. Credevo che la polizia sapesse tutto. Purtroppo ha una lacuna. Non è aggiornata sui nomignoli in uso ad Anseval. E il vecchio sarebbe? Il vecchio era Hector Baltasar, il padre della signora Blanche. Il nonno materno di Lee Gendreau e di Richard Gendreau. Eh già, se tanto mi dà tanto. A 12 anni Hector Baltasar suonava le campane in chiesa e faceva il venditore ambulante. Girava da una fattoria all'altra con la cassetta sulla schiena. E il caffè Baltasar? L'ha fondato lui, Il che non ha impedito a mio nonno di dargli del tu fino alla fine. Da giovanotti andavano a donne insieme. Un bel giorno Baltasar è sparito. È tornato molti anni dopo, ricco da matti, e si è saputo che si era comprato il castello. E prima a chi apparteneva? A chi poteva appartenere il castello d'Anseval? Ai conti di Anseval, no? E che fine hanno fatto? Ce n'è ancora uno in circolazione, l'amico di Lise. Lise ha sempre avuto un debole per la nobiltà. Però non ci ha pensato 2 volte a farsi passare per me, che nobile non sono, e si è infilata nel mio letto. Ma è vero che l'ha vista tutta nuda, quella sfacciata? No, tutta nuda no. Non ha perso niente, la santarellina, Ma dovrebbe vergognarsi con quei seni che ha. Io sono più rotonda, più ferma, vuol vedere? Non lasci stare, non è il caso. Ah, capisco. Sua moglie potrebbe non gradire. Sarà per un'altra volta, non mancherà l'occasione. Ma ricominciamo con il vecchio, Comprò il castello d'Anseval. Era già sposato? Era già vedovo, con 2 figli, un maschio e una femmina. Blanche era una magnifica ragazza, altro che Lise. Se la ricordano così ad Anseval. Alta, ben proporzionata, un gran bel petto prorompente, dicono. Quasi come il mio, proprio non vuol constatare. Un'altra volta abbiamo detto. La prendo in parola. E nelle mani di chi andò a finire quel fiore? Di Félicien Gendreau. Lo conosce? L'ho intravisto. Mezzo svanito, solo le mani gli funzionano ancora. E le adopera a sproposito. Un giorno ha rimediato un ceffone che l'ha fatto trottolare per 2 minuti e non ci ha provato più. 2 figli, diceva. Il vecchio Baltasar. Hector Baltasar. Hector. Blanche, la femmina, e il maschio. Hubert, un buon a nulla. Tanto era superba la sorella quanto era timido lui. Quando è morto Hector Baltasar? 5 anni fa, uno prima della figlia. A che età? Oh, non l'ha ammazzato la balia. E nemmeno era, come si dice, nel fiore degli anni. Ne aveva 88. Viveva solo, in un palazzo tutto suo dell'Avenue di Bois de Boulogne. Ma lucidissimo, sa. Gli affari se li dirigeva lui e la figlia gli dava una mano. E il figlio no? Ma per carità, neanche lo lasciavano entrare negli uffici. Gli passavano una rendita e zitto e mosca. E lui tutto contento. Abita vicino al Pont Neuf. Dipinge. E Félicien Gendreau? Tale e quale il cognato, solo che non dipinge. Va alle corse. Con i cavalli si è giocato un patrimonio. Il suo, perché con la signora Blanche stava fresco. Ci fu infatti anni fa una storia di assegni scoperti, di firme false. Il suocero mise tutto a posto, ma da allora non gli rivolse più la parola. Non era mica un tipo facile il vecchio Baltasar. Assegni scoperti, firme false, in fin dei conti non aveva tutti torti. No, ma non era facile lo stesso. Li detestava tutti in blocco. Il figlio Hubert, il genero Félicien, il nipote Richard, anche il nipote, certo, sì. Lo conosceva bene. Gli andavano a genio solo la figlia Blanche e Lise, la nipotina che quando è morta aveva 16 anni. Diceva che soltanto le femmine erano della sua razza. Pare che abbia lasciato un testamento strano. Il signor Brachmann ne sa qualcosa. Sentiamo, chi è il signor Brachmann? Il notaio, più vecchio di Matusalemme. Mette paura a tutti perché è l'unico a sapere. A sapere cosa? Mistero. Verrà tutto alla luce quando Lise compirà 21 anni. E siccome li compirà tra 1 mese, capisci adesso perché tutti sono imballati, come dice Arsène. Oh, Arsène è l'autista. Ah, sì! Io sono fuori della mischia, non parteggio per nessuno. Per quanto, se avessi voluto... Il signor Félicien, acqua, eh? Acqua, acqua. Signor Richard. No, proprio lui.
Mi si è attaccato alle gonne per diverso tempo, con intenzione di sfilarmele. Visto e considerato che solo questo lo interessava, gli ho detto chiaro e tondo che senza prete andava in bianco. Gli ho suggerito Marie. Stupidella com'è, poteva pure cascarci. E c'è cascata. Non c'è cascato lui, Marie è minorenne. E poi in fondo, scava scava, la furbetta salta fuori. Non per niente, anche lei è di Anseval. Anche lui è di Anseval, vero? Secondo l'anagrafe, il figlio del vecchio maestro di scuola. Secondo la gente, il figlio del vecchio curato. E per chi parteggia? Per il signor Richard? Ma che scherza! Un passo fa Lise, un passo fa il maggiordomo. È stato vicino al vecchio fino all'ultimo. Ne deve sapere una più del notaio sul testamento. E così si spiega l'adorazione che ha per quella sfacciata. Nuda, nel mio letto, eh? Ne ha fatto mai la corte? Chi? Lui? Ma sa quanti anni ha? 60. 20 più della moglie. E lei infatti si ringiovanisce con Arsène. Sorpreso? E questo è niente. Ah, ne ho di cose da raccontare. Potrei andare avanti tutta la notte. Le 11. A quest'ora non ci sono più treni per Conflans. Che faccio, dormo qui? E con i piatti ho finito. Dormo qui? Che diceva la signorina? Se dormo qui. Ma volentieri, vero Jules? È solo che non abbiamo una stanza per gli ospiti. No, abitiamo qui da poco, non ci resteremo molto. Siete sposini, si vede. Andate subito a letto. Io no, ho un appuntamento a mezzanotte. E venga con me, l'accompagno in un albergo. C'è l'Hotel Royal a due passi. Sa che faccio? Da domani torno in Richaptal. E poi ogni sera vengo qui a farle il resoconto della giornata. È gentile la signorina, vero Jules? Ma tu vuoi sul serio che si disturbi tanto? Oh, nessun disturbo, signora. Per me è un piacere conversare con suo marito. L'ho capito. Beh, intanto ci vediamo domani, poi decidiamo. Oh, tutto quello che vuole, signor Maigret. Sono a sua completa disposizione. Ho capito anche questo. Andiamo, signorina Germaine. Ah, sono pronta. La mia valigia l'ho lasciata all'entrata, mi pare. All'entrata, sì. Buonanotte, signora Maigret. Addirittura buonanotte. E io che ti dico? Buona fortuna. Viene, signor Maigret! Può darsi che torni molto tardi. Non ti preoccupare, aspetterò. Tutto il tempo che vuoi, Jules. Fa pure con comodo. Panam, on t'a chanté sur tous les tons. Y a plein de paroles. Abbiamo trasmesso Torna Maigret. Parle de qui, de quoi? Alberto Lionello in La prima inchiesta di Maigret di Georges Simenon. Quinta puntata. Hanno partecipato Erika Blanc, Claudio De Davide, Miranda Martino, Mariella Montemurri, Willy Moser, Paolo Scalondro. Assistenza tecnica di Francesco Maggini. Coordinamento di Nicoletta De Feo. Assistente alla regia Alberto Donatelli. Sceneggiatura, dialoghi e regia di Umberto Ciappetti. Panam, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom. Panam, Panam, Panam. Panam. Panam.